Benvenuti a Domenica Sport, cari amici di Telemolise. Dunque, dopo la pausa pasquale, domenica scorsa, festività di Pasqua, naturalmente non siamo andati in onda per la seconda volta dall'inizio di questa stagione agonistica. Dal 1° settembre ci siamo fermati solo due domeniche, il 30 dicembre e poi appunto domenica scorsa. Quindi ben trovati tutti quanti. Amici che ci seguite sempre con tantissima affezione, pubblico vastissimo da quando si sono aggiunte le regioni Abruzzo e Lazio, compresa Roma, quindi ringrazio tutti quanti voi per la fedeltà che riservate sempre nei nostri confronti e nei confronti di questa trasmissione e naturalmente vi invito anche a seguirla, continuare a seguirla per queste ultime 5 puntate, perché andiamo in onda stasera, che è l'ultima domenica di aprile, e poi le 4 domeniche di maggio, poi ci fermeremo per i 3 mesi estivi. Allora, detto questo, devo fare veramente gli auguri, ma davvero un augurio speciale, a due amici che ci seguono da Pescara in questo momento, che proprio oggi hanno festeggiano il 50° anniversario del loro matrimonio. Si tratta di Giuseppe Morcone e Ada Palma, due persone speciali che risiedono a Pescara, ma che comunque proprio da Pescara ogni domenica ci seguono con grandissimo affetto. A loro, a Giuseppe e Ada, che oggi festeggiano questo traguardo importantissimo della vita coniugale, perché non sono certamente molte le coppie che possono festeggiare le nozze d'oro, si chiamano così i 50 anni di matrimonio. Ebbene, a loro, ai figli Teresa, Michele, Massimo e Angelo, e voglio aggiungere anche i fratelli Aldo e Mimino, soprattutto Mimino è stato il nostro gancio per questi auguri, e alla sorella Sandra vanno davvero le nostre felicitazioni più affettuose e naturalmente un abbraccio fortissimo. Continuate a festeggiare naturalmente con moderazione, anche se i 50 anni di matrimonio comunque veramente giustificano anche qualche piccolo abuso sotto il profilo alimentare. Però veramente tanti tantissimi auguri da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Detto questo, che era doveroso fare, saluto e ringrazio al mio fianco per questa ripresa di trasmissione, eccola qui inquadrata, dunque Annalisa Ciarlante. Buonasera Annalisa. Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori che ritroviamo dopo domenica scorsa che siamo mancati, ed è un piacere ritrovarci qui con noi. Che hai fatto a Pasqua? Direttore, niente, sono stata un po' in famiglia, un po' con gli amici, abbiamo passato un po', sì, tra Isernia e Carovigli, e abbiamo trascorso queste festività in tranquillità. Niente di vietato? Niente di vietato. Va bene così, ce l'avevi promesso, quindi hai tenuto fede? Ho mantenuto la promessa, sempre. Mi auguro che anche voi abbiate trascorso queste festività in serenità. E niente, questa puntata è la numero 981 e segnerà appunto quest'ultima domenica di aprile che noi trascorreremo con voi. Ricordo il numero su cui potete interagire inviandoci messaggi, che è il 331 26 5 volte 2, altrimenti scriverci sulla nostra posta elettronica, che è domenicasport@telemolise.com. Ricordo il canale su cui potete seguirci dal Lazio, che è il canale 749, e dall'Abruzzo, che è il canale 96. Va bene, allora va bene Annalisa, dunque fra poco ci collegheremo anche con le nostre sedi di Isernia e Termoli. Naturalmente stanno riguadagnando le nostre redazioni Rosanna Esposito, che ha seguito il pareggio 2-2 dell'Agnone proprio allo scadere contro la vice capolista Matelica, e il nostro Pino Somma nella nostra redazione di Termoli ha seguito Castelmauro Campo di Pietra, ha vinto il Campo di Pietra e sta riguadagnando la sede di Termoli. Devo dire anche che questa domenica ha segnato anche dei responsi, ma li vedremo, perché adesso vedremo i risultati che sono maturati nei campionati che interessano la nostra regione. Allora partiamo con Annalisa, con il nostro computer, probabilmente dai risultati della Serie A credo che possiamo partire. Eccoli qui.
Eccoli qui, sì, partiamo dai risultati della Serie A. Atalanta-Genoa da disputare, giocherà questa sera. Bologna-Fiorentina 0-3, Cagliari-Parma 1-0, Inter-Napoli 0-0, Livorno-Lazio 0-2, Roma-Milan 2-0, Sampdoria-Chievo 2-1, Sassuolo-Juventus da disputare, giocherà domani, Torino-Udinese 2-0, Verona-Catania 4-0. Ed ora possiamo vedere anche la classifica della Serie A ed apre la Juventus, oramai in vetta da diverso tempo con 90 punti, Roma 85, Napoli 69, Fiorentina 61, Inter 57 punti, con 52 punti troviamo il Torino, Lazio e Verona a 51, Parma e Milan, Atalanta con 46 punti, Sampdoria 44, a 39 Genoa, Cagliari e Udinese, Chievo con 30 punti, Sassuolo e Bologna 28, Livorno 25, Catania chiude la classifica di Serie A con 23 punti. Ed ora passiamo anche alla Serie B e vediamo i risultati di questa giornata. Avellino-Crotone 2-0, Cesena-Brescia 0-3, Empoli-Spezia 2-0, Latina-Palermo 1-3, Modena-Ternana 3-3, Padova-Bari 1-2, Pescara-Novara 0-0, Regina-Cittadella 0-1, Siena-Carpi 0-0, Trapani-Juve-Stabia 3-0, Varese-Virtus-Lanciano 0-1. Ed ora la classifica anche per la Serie B. Apre la classifica a Palermo con 75 punti, Empoli 59, Latina 57, Crotone 55, Virtus Lanciano 54, con 52 punti troviamo Siena, Cesena e Trapani, anche Avellino sempre con 52 punti, Spezia 51, Modena 50, Brescia e Bari 49, Pescara 47, Carpi 46, Ternana 45, Varese 43, Novara 40, Cittadella 39 punti, Padova 35, Regina con 28 e Juve Stabia chiude con 17 punti. Ed ora passiamo alla Serie D e partiamo sempre dai risultati. Ami Ternina, Civitanovese 0-0, Ancona Fermana 2-1, Boiano Celano 0-3, Jesina Termoli 2-5, Maceratese Fano 1-0, Olimpia Agnonese Matelica 2-2, Recanatese Isernia 4-0, Sulmona Giulianova 1-0, Vispesaro Renato Curi 1-0. Ed ora passiamo alla classifica della Serie D. Ancona apre con 74 punti, Matelica 65, Termoli 64, Maceratese 61, Vispesaro 49, Recanatese 46, a 45 punti Celano e Jesina, Fermana con 44, anche Fano 44, Giulianova 44, Civitanovese 41, Sulmona 40, Ami Ternina e Olimpia Agnonese 39 punti, Isernia 27, Renato Curi 26 e Boiano 1 punto. Ed ora passiamo all'eccellenza. I risultati di questa giornata: Vairano Alife 1-0, Gioventù Dauna Campobasso 2-2, Rocca Ravindola Gamba Tesa 3-1, Roseto Montaquila 2-3, Sant'Eliana Virtus Pozzilli 1-1, Sesto Campano Montenero 0-2, Fornelli Venafro 1-2, Vasto Girardi Cliternina è stata sospesa a causa del maltempo. Ed ora passiamo alla classifica. In vetta alla classifica Campobasso con 83 punti, Gioventù Dauna 71, Fornelli 58, Sesto Campano 58, Venafro 56, Gamba Tesa 39, Roseto 37, Vasto Girardi e Montaquila con 34 punti, Rocca Ravindola 32, Cliternina 29, Sant'Eliana 27, Verano 26, Montenero con 24 punti, Virtus Pozzilli 23 e Alife anche con 23 punti. Fermiamoci un attimo su questa classifica, perché dunque il Campobasso da 4 giornate ormai matematicamente ha vinto il campionato, quindi è in Serie D. La Gioventù Dauna ha 71 punti, praticamente ha 13 punti di vantaggio sul Fornelli e sul Sesto Campano, quindi a una giornata dal termine, considerato che la Gioventù Dauna deve giocare col Pozzilli in casa l'ultima partita, praticamente è seconda e non ci saranno i playoff, perché se ci sono 10 o più punti tra la seconda e la terza non si procede ai playoff, quindi non ci saranno playoff. Per quel che riguarda invece la coda della classifica, retrocede una sola. In questo momento ci sarebbe bisogno dello spareggio tra Pozzilli e Alife per decretare chi retrocede, poi andrebbero ai playout una tra Pozzilli e Alife, quella che naturalmente vincerebbe lo spareggio, e che dovrebbe scontrare la Sant'Eliana. Siamo sempre a 90 minuti dalla fine
del campionato. Quindi ribadisco, non sono giudizi definitivi, potrebbero variare. Io parlo in questo momento. In questo momento, se la rimettiamo un attimo, ci sarebbe un altro play-out tra Vairano e Montenero. Situazione cristallizzata a questo momento. Poi domenica prossima si giocherà l'ultima giornata. Andiamo avanti con la promozione. Sì, passiamo alla promozione e partiamo dai risultati. Acli Calcio Campobasso, Casalnuovo 1-2, Castelmauro Campo di Pietra 0-2, Molise Maronea 0-2, Nuovo Vinchiaturo Torre Magliano 3-1, Olimpia Riccia Roccasicura 4-0, Cerce Maggiore Hermes Toro è stata sospesa a causa del tempo, Sporting Matese Civitanova 3-0, Spinete Real Termoli 1-0 ed ora l'ultima classifica di questa giornata. Sporting Matese con 69 punti, Casalnuovo 64, Olimpia Riccia 62, Cerce Maggiore 45, Real Termoli 43, Acli Calcio Campobasso 42 punti con 39, Castelmauro e Nuovo Vinchiaturo, Torre Magliano 37, Hermes Toro e Molise con 31 punti, Campo di Pietra 30, Spinete 29, Roccasicura 28 punti, Maronea anche 28 punti e Civitanova chiude la classifica con 17 punti. Fermiamoci anche qui perché promosse... Mettiamo un attimo la classifica del campionato di promozione, promosse in eccellenza Matese, Casalnuovo e Riccia, perché il Riccia ha più di 10 punti di vantaggio sulla quarta, che è il Cerce Maggiore. Quindi non ci saranno playoff, Riccia promossa ufficialmente nel campionato d'eccellenza, tra l'altro tra le tre promosse è l'unica molisana. Per quel che riguarda la coda, retrocesso in prima categoria il Civitanova, giudizio definitivo perché ha 17 punti, in questo momento andrebbero ai play-out Maronea, Roccasicura, Spinete e Campo di Pietra. Anche qui non è un giudizio definitivo perché mancano i 90 minuti di domenica prossima. Allora, sfumiamo questa classifica, abbiamo in linea il tecnico del Termoli, Domenico Giacomarro. Buonasera mister. Buonasera direttore. Allora, si chiude oggi la vostra fatica in questo campionato perché domenica prossima arriveranno i tre punti a tavolino dovendo giocare contro il Boiano? Sì, abbiamo chiuso in bellezza, abbiamo chiuso una vittoria sonante, una vittoria sicuramente meritata, abbiamo fatto bene, abbiamo giocato un bel calcio e sono contento, soprattutto perché abbiamo trovato un tempo un po' particolare che ha piovuto tutta la partita, il campo era pesante e ci siamo preparati al meglio per questi playoff. Sì, si chiude in maniera soddisfacente Domenico Giacomarro? No, si chiude in maniera esaltante, non soddisfacente. Abbiamo fatto un campionato importante, un campionato bello per le nostre potenzialità. L'Ancona ha fatto un campionato a parte, ma sicuramente era una squadra superiore alla media, non aveva arrivato, era l'unica squadra gli potevano dare fastidio, eravamo noi il Matelica, però solamente è rimasto tale perché come struttura e come organizzazione di base no, sicuramente messi meglio di noi. Ecco, per te in particolare si chiude il secondo anno a Termoli, credo che anche qui possiamo parlare di un'esperienza esaltante, no? Perché sia l'anno scorso che quest'anno sono arrivati i playoff. Sono dati importanti, soprattutto perché la squadra ha immagazzinato tutto quello che volevo io, adesso gioca bene e sono contento di tutto questo. Magari c'è il rammarico che il fatto dell'esono l'anno scorso e il subentro di quest'anno, insomma ci sono delle cose che magari dopo a fine anno uno va a confrontarsi con la dirigente, col presidente, a vedere un po' quali sono stati i problemi che abbiamo avuto, però penso che si deve dare merito a questa squadra che ha fatto bene, soprattutto con due attaccanti solamente come Miani e Palumba adesso, con una rosa di grandi veramente smentita perché abbiamo solamente 9 grandi, perciò fare un campionato di vertice, un campionato importante come l'abbiamo fatto noi, è un dato di fatto anche altrettanto importante per i ragazzi. Ecco, adesso chiaramente vi preparerete per la partita dei play-off, ora non è ancora sicuro se arriverete secondi o terzi, in questo momento avete accorciato rispetto al Matelica che però deve ancora giocare una partita mentre voi la vincerete a tavolino. Ma la tua sensazione alla fine di questa avventura del calcio della regular season
qual è, insomma, il calcio a Termoli avrà un futuro? Che cosa ne pensi tu che l'hai guidato in questi ultimi 2 anni? Non è un problema mio, è un problema della società. Se faranno una società importante, allora si potrà fare calcio ancora in seguito. Se non fanno una società, sicuramente sono stati 2 anni che tutti si ricorderanno questi 2 anni. Il mio problema è quello di fare al meglio, come abbiamo fatto questo campionato, di cercare di vincere i play-off, che è la cosa più importante per noi e per i ragazzi, soprattutto perché dai un segnale importante a tutta la cittadinanza, perché Termoli, un campionato così, è da parecchi anni non lo facevano. Sono 2 anni che sono stati veramente belli, esaltanti, e sappiamo benissimo che riconfermarsi non è sempre facile. Va bene, Domenico Giacomarro, comunque ti posso dire a conclusione di questa intervista che per me personalmente è stato un piacere interloquire con te. Grazie, sono contento, sperando che anche l'Agnonese si possa salvare, così il Molise c'ha 3 squadre con 3 grandi blasoni che possono dire la loro in questo campionato. Va bene, ringraziamo Domenico Giacomarro, cortesissimo anche in quest'ultimo appuntamento al telefono, perché poi chiaramente domenica prossima il Termoli, come dicevo, avrà partita vinta, perché dovrebbe giocare contro il Boiano e poi si andrà alle partite dei play-off. E quindi complimenti comunque a Giacomarro per questa doppia stagione, concluse entrambe queste stagioni con l'acquisizione di un posto veramente a ridosso della, eccola qui la rivediamo la classifica con l'Ancona promosso. In questo momento i play-off coinvolgerebbero Matelica, Vis Pesaro e Termoli Maceratese, poi naturalmente bisognerebbe fare la finale. Per quel che riguarda la coda, verdetto definitivo per l'Isernia, che retrocede nel campionato d'eccellenza insieme al Boiano. In questo momento andrebbero ai play-out Sulmona, no, il Sulmona non li farebbe con l'Arenato Curi, perché ci sono più di 8 punti di differenza tra sest'ultima e terz'ultima. In questo momento andrebbero ai play-out Amiternina e Olimpia Agnonese, però bisogna giocare l'ultima giornata. L'Agnone per esempio andrà a giocare domenica prossima contro l'Arenato Curi, mentre il Sulmona giocherà sul campo del Matelica, e il Matelica, per mantenere il secondo posto, dovrà vincere necessariamente. Se l'Agnone vincerà, come crediamo, sul campo dell'Arenato Curi, dovrebbe guadagnare la salvezza matematica, nonostante in questo momento la classifica è questa. La possiamo sfumare, e presento anche gli ospiti che ci hanno raggiunto nel nostro studio di Campobasso. Abbiamo il delegato provinciale del CONI, Antonio Rosari. Benvenuto Antonio. Grazie a voi per l'invito. So che state organizzando una serie di cose. Sì, come è nostra abitudine, ora è il momento cruciale, in quanto ciò che si è seminato dovrebbe essere raccolto. Quindi abbiamo parecchie iniziative che sono in atto e che nel mese di maggio-giugno dovrebbero terminare. Adesso ne parleremo. E poi l'avete visto già inquadrato, una persona che nel mondo del calcio molisano conoscono praticamente tutti. Lo possiamo inquadrare di nuovo, Pino Adamo. Buonasera Pino. Quest'anno hai allenato le Acli Juniores, l'altro ieri avete perso la finale contro il Vasto Girardi, ma parleremo di questo, ma non solo di questo, perché con te si può parlare un po' di tutto. Onore al Vasto Girardi, che per il secondo anno ha vinto il campionato Juniores. Tu hai qualche piccola recriminazione per qualche occasione di troppo che avete sbagliato? Sicuramente sì, per come è andata la partita penso che sicuramente non avremmo meritato la sconfitta, però purtroppo il calcio è questo: quando c'è la partita secca come una finale il pronostico è da tripla, quindi lo accettiamo con grande serenità e con la consapevolezza che comunque abbiamo disputato un ottimo torneo. Un ottimo campionato. Allora, saluto nella nostra redazione di Termoli Pino Somma, che ha già riguadagnato la nostra sede. Buonasera Pino. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli sportivi molisani. Per quanto riguarda la sede di Termoli, il rientro dalla trasferta di Castelmauro, dove abbiamo
seguito della vittoria importante del Campo di Pietra che è passata sul rettangolo del Castelmauro con il più classico dei punteggi 2-0. Fra un po' avremo anche il servizio su questa partita e parleremo con Nicola Palmieri, che è il segretario, il factotum del Real San Martino, una delle realtà più belle e più importanti che stanno crescendo in Basso Molise. Real San Martino che sta per staccare un biglietto importante, quello di riportare il centro, la comunità di San Martino, in un campionato importante quale quello del torneo di promozione. Parleremo più tardi con Nicola Palmieri. Va bene, allora avvisaci non appena è pronto il servizio di Castelmauro, questa vittoria del Campo di Pietra a Castelmauro. Intanto Annalisa, tu hai i marcatori, no, della partita del Termoli che ha vinto, sì, 5-2, quest'ultimo impegno stagionale. Sì, per la Jesina ha segnato Pierandrei con doppietta, mentre per il Termoli hanno segnato i due attaccanti Miani e Palumbo, entrambi con doppietta, perché ha segnato Miani, Palumbo e Ciogli. Allora, abbiamo anche la pagella. Abbiamo anche Termoli. La pagella e possiamo vedere i voti dei ragazzi. La pagella, in collaborazione con... Con Flogas arriva l'energia su misura. Patania 7, Viteritti 7,5, La Rosa 7,5, Ibogio 7, Manzillo 7, Fusaro 7, Di Mercurio 7,5, Mandorino 7, Miani 8, Palumbo 7,5, Basso 7, in sostituzione Todino senza voto, Ciogli con 7,5 e Bernabei senza voto. Al volo Pino Adamo, dispiace questa classifica, vedere due retrocesse dirette senza appello, nemmeno dei play-out, entrambe molisane. Dispiace sicuramente, perché comunque perdiamo due squadre, ne guadagniamo una che sale dall'eccellenza, che è il Campobasso. Speriamo che comunque l'Agnone riesca a salvarsi, io credo che ce la faccia tranquillamente. Dispiace anche per come sono retrocesse, soprattutto per quanto riguarda il Boiano, perché comunque a un certo punto del campionato si è ritirato dal torneo. E quindi io penso che non c'erano proprio i presupposti per disputare il campionato da parte del Boiano. L'Isernia pure, per quanto riguarda l'Isernia, pure è stata una stagione abbastanza tribolata e purtroppo perdiamo due squadre. Questo è un grosso dispiacere per noi molisani, perché comunque abbiamo sempre disputato questi campionati di Serie D a testa alta. E speriamo che meno male che comunque il Termoli ha disputato un buon campionato, che comunque ha tenuto il nome del Molise in alto per quanto riguarda il campionato di Serie D. Quindi speriamo che l'anno prossimo, con l'avvento del Campobasso in questo campionato, possiamo fare una figura più dignitosa. Antonio Rosari, si paga anche lo scotto della disorganizzazione. Insomma, il Boiano e l'Isernia quest'anno hanno avuto veramente tribolazioni societarie fino all'infinito. Beh, chiaramente, se non è una società ben costituita, non ha dei fondi, delle risorse economiche da investire sul campo, alla fine si pagano questi errori. Quindi io dico sempre che bisogna fare il passo secondo alla propria gamba e quindi fare dei campionati all'altezza delle proprie risorse economiche che si riesce a reperire. Ed oggi come oggi è sempre più difficile, quando che i costi lievitano e le risorse che introino diminuiscono di anno in anno. Va bene, Annalisa, ci fermiamo un paio di minuti. Sì, andiamo in pubblicità e ritorniamo subito con voi. A tra poco. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi e di impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Per i tuoi momenti speciali, scegli Faga Gioielli.
Da Faga Gioielli troverai i migliori brand di preziosi: Swatch, Bray, Liu Jo, Hip Hop, One, Brosway, Diesel e tanti altri. Faga Gioielli è a Isernia, presso Centro Commerciale in Piazza, e a Venafro in Corso Campano 62. Faga Gioielli, il migliore amico delle donne. Centro Radiologico Potito, accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale. Riabilitazione ortopedica e neuromotoria con palestra. Idrochinesi terapia con piscina riabilitativa dedicata. Centro di medicina fisica riabilitativa e fisioterapia. Centro Radiologico Potito, Campobasso. Gentec è sicurezza. Impianti antifurto studiati e installati a perfetta regola d'arte per appartamenti, ville, locali commerciali. Gentec è benessere. Impianti di condizionamento ad altissimo rendimento e basso consumo. Gentec abbatte i costi di illuminazione di uffici, negozi, capannoni, impianti LED di qualità per alte prestazioni e bassissimi consumi. Consulenza completa per richiedere i vantaggi fiscali del 50 e del 65%. Pagamenti rateali su misura, in cui il risparmio mensile potrebbe essere più alto della rata. Gentec Impianti, a Ripali Mosani, zona industriale, e su www.gentecimpianti.com. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Allora, sempre in diretta per questa puntata numero 981 di Domenica Sport. Per quel che riguarda l'Isernia, invece, ha perso Annalisa 4-0. Tu hai marcatori questo penultimo impegno stagionale della compagine biancoceleste. Anche qui tante tribolazioni. Tu sì, le conosci tra l'altro bene, perché vivi ad Isernia, tant'è vero che a un certo punto ti avevo anche proposta come presidente dell'Isernia, no? A un certo punto della stagione, sarà stato 3-4 mesi fa, allora sì, hanno perso 4-0. Hanno perso 4-0, purtroppo una situazione non bellissima, ci dispiace. E abbiamo i marcatori della Recanatese, al primo tempo ha segnato Palmieri, poi Narducci, di nuovo Narducci nel secondo tempo e Piraccini al 47esimo. Vediamo anche la pagella. E qui anche abbiamo i voti dei ragazzi dell'Isernia. La pagella, in collaborazione con Impresa di pulizie PuliRapid, condomini, uffici pubblico e privato, lavori di giardinaggio. Info 320 69 12 924. Scalia 4,5, Noto 5, Santariello 5, Fontana 5, Cirillo 5, Pepe 5,5, Damizia 5, Quintiliani 5,5, Riccardi 5, Mauriello 5, Panico 5, in sostituzione è entrato Gasmi senza voto, Ursini con 5 e De Rosa 5. Questi voti dell'Isernia, dunque, si parte Antonio Rosari, c'è stata questa decisione da parte dell'ex presidente del CONI Petrucci, che poi ha fatto la sua figura, perché quando è stato battuto già andava parlando in mezza Italia, compresa Campobasso: io qui, io lì, io farò il presidente del basket, il mio vice farà. Poi invece sono stati battuti da Malagò, ma l'azzeramento del comitato provinciale è stata veramente una cosa ignominiosa, insomma, io la posso definire soltanto così. Vi siete riorganizzati, ti sei riorganizzato, anche perché il comitato provinciale di Campobasso era fra i più attivi d'Italia, questo lo dobbiamo dire proprio perché ti compete, insomma, perché sotto la tua guida era uno dei migliori d'Italia, però insomma non ti sei scoraggiato, avete rimesso insieme la delegazione provinciale, adesso state organizzando una serie di cose. Sì, effettivamente la scelta che ha fatto Petrucci è stata proprio inopinata, in quanto che era il suo ultimo mandato, quindi benissimo doveva lasciare le cose al successore, il quale avrebbe deciso con più serenità se era o meno necessario eliminare, io lo chiamo il braccio armato del territorio. Chiaramente questo ha portato degli scombussolamenti, delle organizzazioni, delle penalizzazioni per i comitati provinciali, i quali attualmente è come un ministero senza portafoglio.
diciamo che non abbiamo quell'autonomia neanche decisionale che abbiamo avuto per tanti anni, però io di queste cose qua non è che me ne sono incaricato più di tanti, in quanto che io sono appassionato di sport, ho interesse a far lavorare i ragazzi, ho interesse che lo sport di base vada avanti, quindi ci siamo rimboccati le maniche in maniera veramente notevole. Purtroppo piove sempre sul bagnato, c'è stata anche la soppressione delle province, che per il Campobasso è stata una grossa iattanza, in quanto che la provincia di Campobasso era veramente molto sensibile e molto attenta alle problematiche dello sport. Diciamo degli enti pubblici forse era quello più attivo, in considerazione che i comuni, cominciando da quelli di Campobasso, non è che erano molto sensibili alle esigenze degli sportivi. Quindi la loro scomparsa, la loro soppressione ha portato un grosso danno a tutto il mondo dello sport. È un momento veramente difficile, in quanto che abbiamo avuto, che parlo della nostra provincia, il Comune di Campobasso, che è il capoluogo, che il quale è assente da anni ormai, è come se lo sport non esistesse, l'impiantistica, ad eccezione del campo di calcio di Selvapiana, le altre strutture sono state abbandonate da se stesse, si parla da anni che bisogna dare in gestione gli impianti pubblici, non essendo più gli enti in grado di gestirli, però ma le cose vanno molto a rilento e anche con grosse richieste esose nelle gare di appalto che vanno a fare. Chiaramente chi è appassionato continuerà a fare, dovrà ridimensionarsi, però non ci fa paura niente a noi. Sicuramente. Allora, ho visto scorrere anche dei messaggi. Sì, direttore, la ringraziavano per gli auguri che avevate fatto di 50 anni di matrimonio. Ah, okay, Ada, sì. E poi c'era un messaggio anche per l'allenatore delle Acli, dove dicono peccato per i ragazzi delle Acli perché hanno dominato la partita, però sono stati un po' sfortunati, dato il risultato che è finita 1-2, no? Hanno perso. Sì, come dicevo prima, c'è molto rammarico per quanto riguarda il risultato, però sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno affrontato questo torneo, considerando anche che comunque sebbene potessero giocare giocatori nati nel 94, noi abbiamo schierato quasi tutte le partite giocatori nati anche nel 98, quindi in quella fascia di età comunque 3-4 anni di differenza è una differenza notevole. Quindi sono molto soddisfatto anche perché penso che questa esperienza possa servire anche alla crescita di questi nostri ragazzi delle Acli. Va bene, saluto e ringrazio nella nostra redazione di Isernia, perché la vedo inquadrata nel monitor di controllo. Buonasera a Rosanna Esposito. Buonasera direttore, buonasera Annalisa e un saluto a tutti i nostri telespettatori. Siamo di ritorno da Agnone, dove abbiamo assistito a questa bellissima partita contro il Matelica, finita con un pareggio, un 2-2 veramente sofferto e combattuto fino alla fine, un risultato che poi è stato deciso proprio negli ultimi minuti di recupero, proprio al 48esimo. Insomma, fatto sta che l'Agnonese ha guadagnato un punto veramente molto molto importante per quello che è il suo obiettivo stagionale. E a proposito dell'Olimpia Agnonese, ci ha raggiunto qui nei nostri studi Marco Petrone, uno dei protagonisti di questa giornata, e accanto a lui, come lo vedete inquadrato, c'è Luciano Lubrano, nostro affezionato ospite. Grazie. Buonasera. Va bene Rosanna, allora non appena hai pronto il servizio avvisaci, perché chiaramente lo vogliamo vedere subito questo pareggio che potrebbe significare tanto per l'Olimpia Agnonese. Intanto saluto Luciano Lubrano, mentre a Marco Petrone vorrei chiedere: Marco, in questo momento dovreste disputare i play-out, però mancano 90 minuti e voi, se vincete a Città Sant'Angelo, probabilmente guadagnerete la salvezza diretta, quindi insomma credo che ci sia molto ottimismo in seno allo spogliatoio. Ma sì, veramente dovremmo aspettare anche altri risultati. La salvezza sarebbe matematica se dovessero ridarci il punto di penalizzazione che ci hanno tolto. Naturalmente a noi ci sono 90 minuti da disputare domenica prossima, in cui speriamo di vincere la partita e poi
se non dovessero darci il punto di penalizzazione che ci hanno tolto, sperare anche negli altri risultati. Certamente, Luciano Lubrano, te la posso fare una domanda un po' scomoda, ma è mai possibile che ogni volta che i campionati si aspetta qualche decisione, si aspetta sempre la fine? Cioè, che ci voleva a decidere subito questo fatto dell'Olimpia Agnonese che ha ragione da vendere, da quello che mi ha detto il mio amico Maurizio Sabelli, il presidente Carmine Masciotra e un po' tutti gli amici che mi onoro di avere ad Agnone. Invece dobbiamo aspettare la fine, perché poi alla fine, sai, quel punto può fare o meno la differenza. C'è sempre questa riserva che la federazione tiene in mano per decidere, voglio dire, tutto in prima persona. E fin quando funzionerà così, secondo me, il calcio avrà sempre meno credibilità. Certamente, hai ragione, perfettamente ragione, ma soprattutto c'è anche un aspetto che sembra quasi sadico, perché non mi sembra assolutamente giusto e corretto. Sì, forse ci sarà anche un fatto di scelta definitiva, ben ponderata, ma niente a che vedere invece con la verità, che la verità deve essere scoperta subito, non deve essere un limite della federazione, ma un pregio. Le cose vanno rimosse subito, decise subito, e da gente che sa fare bene il proprio lavoro. E questo va a vantaggio di tutti, anche di questi ragazzi che incontrano partita per partita con il patema d'animo, perché non si sa se al di là dei propri meriti ci debba stare poi la decisione sadica dell'ultimo minuto. Va bene, controlla per cortesia, mi riferisco al nostro Danilo Scarinci, il tecnico in studio a Isernia, controlla un po' il microfono di Luciano Lubrano, perché è successo sicuramente qualcosa. E allora noi andiamo a vedere proprio questa sconfitta delle Acli, naturalmente vittoria del Vasto Girardi, anzi ne approfitto per salutare le mie amiche di Facebook, Donna di Vasto Girardi, si firmano Donna di Vasto Girardi, perché ogni tanto mi mandano dei messaggi veramente molto molto simpatici. Il Vasto Girardi, dicevo, ha meritato, perché non dimentichiamo che è il secondo anno che vince la finale Juniores, e queste cose alla fine non capitano mai per caso. Ma vediamo il servizio. All'Acqua Sant'Anni di Trivento il Vasto Girardi supera 2-1 le Acli Campobasso nella finale regionale del campionato Juniores. Una gara davvero bella ed emozionante, risolta da due calci piazzati per i gialloblu che vincono la competizione per il secondo anno consecutivo. Andiamo con la cronaca del match. Al settimo, prima occasione, cross basso di Nerone. Nessuno libera, recupera Castaldi da fuori, bel destro di poco alto. Tredicesimo, che occasione per le Acli. La combinano grossa Antonelli e Melaragno. Assist per Delia, che né calcia a porta vuota e né serve Perrella a due passi. Si dispera mister Adamo. La risposta del Vasto Girardi al diciassettesimo. A fondo di Nerone, tiro cross, barca e battuto, ma Spognardi non arriva a 2 centimetri dalla porta. Succede poco, pioggia fitta e tantissimi errori da ambedue le parti. Al quarantesimo, bella la conclusione balistica di Angiolilli, barca manda in corner. Dall'angolo seguente Fraraccio di testa non inquadra la porta. Nel minuto di recupero, corner di Fraracci per le Acli, testa di Perrella, palo esterno e altra occasione per i campobassani. Passiamo alla ripresa, stessi 22 del primo tempo. Al terzo, corner Acli, Pellegrino tocca sul primo palo, Melaragno si oppone. Undicesimo, contropiede sempre dei biancorossi, Perrella sulla destra al centro per Fraracci, Melaragno chiude in qualche modo poco preciso Perrella nell'assist. Da piazzato al quattordicesimo il Vasto Girardi passa, batte Castaldi, sfera maligna sul secondo palo, barca è battuto, super esultanza dei giocatori e del pubblico alto molisano. Nel replay ancora la punizione vincente di Castaldi. Incredibile al ventitresimo, assist di Fraracci, Perrella tutto solo, palo interno clamoroso, poi Caruso tocca con la sfera che va alta. Sfortunata la compagine di Adamo. Al trentunesimo il titolo regionale, la vittoria, prende quota in Alto Molise. Da piazzato va Cifelli, conclusione non irresistibile, barca calcola male e arriva il 2-0. Nel replay possiamo rivedere l'errore di valutazione del portiere delle Acli. Al trentaseiesimo i campobassani ci credono, spunto di Iapalucci, rimpallo per Perrella, dribbling e fallo di Antonio.
Antonelli, rigore, cartellino giallo. Dal dischetto Fraracci con il cucchiaio realizza il punto del 2-1. Al 37esimo in contropiede il Vasto Girardi sciupa con Spognardi, tutto solo, lob inguardabile. 43esimo campanile di Delia, Melaragno esce male, Perrella colpo sicuro trova l'opposizione di Antonelli. E questa l'ultima occasione del match, a festeggiare è il Vasto Girardi, per le Acli tanti rimpianti. Allora, abbiamo visto questo servizio, naturalmente c'è rammarico per... ti ho visto, ti rivedevi le azioni che avete sbagliato. Avrei voluto non rivederla, avrei voluto dimenticarle queste azioni. Vabbè, pazienza, è andata così ormai. Onore comunque al Vasto Girardi che ha disputato un'ottima partita e che comunque non ha rubato nulla assolutamente. Sapevamo di incontrare una buonissima squadra che abbiamo incontrato anche nel girone eliminatorio e che comunque era stata l'unica squadra che ci aveva battuto. All'andata abbiamo vinto noi, al ritorno hanno vinto loro. Eravamo quindi consapevoli di affrontare una partita durissima, però alla luce di come si sono svolti i fatti, come abbiamo visto, insomma, un po' di rammarico da parte mia, cioè... però il calcio è questo e purtroppo è andata così, accettiamo di buon grado questo risultato. Va bene, io volevo chiedere a Luciano Lubrano nella nostra redazione di Isernia. Luciano, Vasto Girardi comunque è un qualcosa che merita attenzione, perché non si vincono due finali juniores due anni consecutivi se non hai anche una certa organizzazione alla base. Vasto Girardi ha intrapreso da parecchio tempo quello che penso tutte le società molisane di un certo livello devono fare, cioè avere il coraggio di far giocare i ragazzi nel campionato di eccellenza, quindi con tutti i rischi che ne derivano, e poi formare altri ragazzi che a sua volta poi prenderanno in modo, diciamo, fisiologico il posto di questi ultimi. E io penso che la politica è giusta, ma del resto la fa pure le Acri, da un po' di tempo a questa parte, per cui questo è la vera strada che bisogna intraprendere. Quindi onore a tutte e due queste società, perché queste ci danno veramente la continuità. Gli altri invece, quando vanno, vedi, magari si affidano a personaggi che portano gente da fuori, ti può andare bene una volta, due, ma subito dopo poi... Vedi, in realtà basta guardarci intorno e vedere anche belle comunità che non fanno nessuna attività, quindi a scapito anche della gente del posto, che tolto il calcio non c'è più niente qui, e dei ragazzi che non gli si dà l'opportunità di giocare. Va bene, allora ci ha raggiunto in studio anche Gianni Bruno, che è di ritorno dalla trasferta di Casa al Nuovo Monterotaro, così Gianni? Buonasera a tutti dalla giornata molto ventilata della provincia di Foggia, che tra l'altro è nota proprio per avere spesso e volentieri quel clima. È stato un 2-2 che si è verificato praticamente tutto nel primo tempo. Il Campobasso è partito davvero forte con due gol nei primi 20 minuti, poi pareggiati con merito dalla Gioventù Calcio Dauna. Poi, visto che non conveniva una sconfitta, diciamo, né al Campobasso né tantomeno alla Gioventù Calcio Dauna, il secondo tempo è stato poco sensato, ecco, passatemi questo termine, ed è finita con un giusto 2-2. Va bene, tra poco vedremo il servizio, naturalmente se ci sarà qualche episodio incriminato lo vedremo. Vedete Gianni Bruno posizionato davanti al touchscreen, ho visto passare anche un messaggio da Riccia, dove abbiamo veramente tantissimi amici. L'avevo detto 15 giorni fa che mancava soltanto la matematica, quindi complimenti a voi, complimenti alla società, complimenti a tutto il pubblico di Riccia che ha seguito con grande affetto la squadra durante tutto il campionato. E non dimentichiamo, l'ho già detto prima, però lo ribadisco, che Riccia è tra le tre promosse nel campionato d'eccellenza l'unica molisana, perché lo Sporting Matese è di Piedimonte Matese, quindi provincia di Caserta, mentre il Casalnuovo è praticamente dello stesso centro dove ha giocato questo pomeriggio il Campobasso, e quindi è una squadra della provincia di Foggia. Ci fermiamo ancora un paio di minuti, vero Annalisa? Sì, un'altra breve pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita Civitanova del Sannio.
Con Flogas arriva l'energia su misura. La Fabian è tradizione al passo con i tempi. Al fianco di marchi storici come Paul & Shark, Simply Man, Barberi, Fay, Saint Rose, Hogan e Santoni, sono state inserite aziende come Armani, Jacob Cohen, Lamartina, Cornigliani, Fred Perry, Siviglia, Gant, Moncler e Hackett. Dal 1961 Fabian firma le grandi firme. Fabian Campobasso. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La gelateria di Gelindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semifreddi, dei gelati più genuini ed invitanti. Vuoi una forma di energia che ti faccia risparmiare? Cesar. Una casa calda e accogliente. Una casa tecnologica e innovativa. Una casa bella. Una casa Cesar. Ti aspetta a Frosolone, in contrada Colle Carrise 91A e a Ripali Mosani, in contrada Taverna del Cortile 5. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Numero 981 di Domenica Sport. Dopo la pausa pasquale siamo qui insieme ad Annalisa Ciarlante, Rosanna Esposito nella sede di Isernia e Pino Somma in quella di Termoli. Allora, parlavamo del Riccia, è vero Annalisa? E abbiamo pronto il servizio. Questa vittoria che praticamente sancisce la promozione matematica in eccellenza del Riccia. Sì, partita finita 4-0. Qui abbiamo il servizio di Francesco Brunale. È festa grande al Poce di Riccia, dove la squadra locale batte per 4-0 in Rocca Sicura e si assicura il passaggio in eccellenza. Promozione matematica per la formazione allenata da Mister Barometro al termine di un incontro dominato dal primo all'ultimo minuto dalla formazione fortorina. Nonostante assenze pesanti come quella di Mobilia, Mancini e Polzella, la squadra di casa detta legge dall'inizio. Al settimo c'è un gran cross di Tedeschi, colpo di testa di Ponte Landolfo e la palla colpisce la traversa. Al quindicesimo comunque c'è già il gol del vantaggio. Calcio d'angolo, Paolo Antonio stacca di testa, batte Ciarlone ed è l'1-0 per la formazione locale. Poco dopo, minuto 18, punizione di Ponte Landolfo, Paolo Antonio ci mette il piede ma il palo gli nega la gioia del 2-0. Al ventunesimo il raddoppio con Buonanno che si presenta solo davanti a Ciarlone, il suo tiro è deviato dal portiere, arriva Tedeschi che in tap-in realizza il gol del raddoppio. Poco dopo, al 35esimo, Buonanno si gira, Paolo Antonio sul secondo palo a porta vuota colpisce il secondo legno personale, il terzo della partita con la palla che poi termina fuori. Al 37esimo invece Ciccotelli si lancia sulla destra, si presenta solo davanti al portiere, pallonetto di poco alto, mentre al 41esimo arriva anche il terzo gol, cross di Ciccotelli e Tedeschi realizza una rete facile facile. Nella ripresa non accade in pratica nulla, si gioca per onore di firma con il Riccia che attende solamente il triplice fischio finale. Ad ogni modo sono due le azioni importanti. Al 15esimo Tedeschi lancia in profondità Buonanno che si presenta in area, gran tiro e Ciarlone ci mette i guantoni deviando il pallone in calcio d'angolo. Il quarto gol arriva comunque al 28esimo con un'azione di contropiede che vede Ponte Landolfo presentarsi solo davanti al portiere, il giocatore riccese e l'estremo difensore si scontrano, la palla rimane dentro l'area di rigore, più lesto di tutto è Ciccotelli che fissa
il punteggio sul 4-0 e il gol con cui si chiude la partita ed il gol che sancisce la matematica promozione del Riccia in eccellenza. La formazione di Barometro arriva terza ma con oltre 10 punti di vantaggio sul Cerce Maggiore e conquista l'accesso nella Serie A molisana. Bene, abbiamo visto passare anche qualche messaggio. Molti messaggi, sì, a proposito ecco, di questa squadra, messaggi di complimenti e ne approfitto anche io per salutare il Riccia e adesso potete festeggiare H24. H24, ah, perché... che questo è un linguaggio che non ci appartiene, Antonio Rosari, perché noi parliamo in maniera molto... molto diversa, però questi ragazzi sono loro sono molto propensi ai festeggiamenti, ai ricci, Annalisa, no? Annalisa è unica, devo dire. Gianni Bruno, è arrivato un messaggio anche per te. Sì, c'era un messaggio per Gianni, non so se l'hai letto. Sì, sì, l'ho letto. Allora, dicevano che potevo replicare al direttore sportivo della Gioventù Calcio Dauna sul fatto che anche il Campobasso avesse ben cinque under sul terreno di gioco. Allora io ovviamente ricordo le dichiarazioni di Gianfranco Lauriola, il quale ha detto: siamo una squadra formata da vari senior e intorno ci sono degli under. Quindi non è che mi è stata imposta questa dichiarazione come un termine di confronto con gli under del Campobasso, quindi non credo ci dovesse essere una replica a queste dichiarazioni. Il Campobasso sì, oggi ha giocato con 4 under dall'inizio, poi un altro Palazzo che è entrato al posto di Pignataro, ma non c'era alcun riferimento al Campobasso, altrimenti la replica ci sarebbe stata. Ma secondo me non c'era nemmeno polemica nel messaggio. No. Io l'ho sentita l'intervista in diretta, tra l'altro il direttore sportivo della Gioventù Dauna è stato molto corretto perché ha detto: noi siamo tifosi del Campobasso e rappresenteremo il Molise andremo avanti. Quindi, insomma, veramente non c'è da fare polemiche. Allora, qui abbiamo intanto la pagella del Riccia. Sì, la vediamo subito. La pagella. La pagella, in collaborazione con... Moffa Turismo e Servizi, vendita e cambio gomme, officina meccanica per auto e mezzi pesanti, esperienza e professionalità a Riccia. Vi scusi, senza voto, Ferraiuolo 6, Paolo Antonio 7, Morrone 6, Di Lallo 6, Camarda 7, Ciccotelli 7,5, De Simone 6, Buonanno 6,5, Ponte Landolfo 7, Tedeschi 6 ed entrato Genovese senza voto, Silvestri e Santopoli, entrambi comunque senza voto. Tu conosci quasi tutti a Riccia, vero Pignataro? Sì. Sei anche un ex compagno di squadra di molti di questi ragazzi. Sono ex compagno di squadra, soprattutto dell'allenatore che è il mio carissimo amico e a cui faccio i miei più sentiti auguri e complimenti per la vittoria di questo campionato. E sono molto contento che il Riccia sia salito perché non ti nascondo che ho tifato per loro dall'inizio del campionato, anche perché la maggior parte di questi ragazzi sono stati miei compagni di squadra. Quindi complimenti a Riccia per questa promozione. E all'allenatore Massimo Barometro, che ripeto, oltre a essere stato un mio compagno di squadra, è anche un mio carissimo amico. Che Antonio Rosari, l'hai sentito prima, no? Solo il Riccia fra le tre promosse è molisana, insomma, questo significa? Significa che le cose non vanno come dovrebbero andare, anche per ciò che fa la dirigenza dei vari comuni molisani che investono risorse. Chiaramente bisogna fare un esame di coscienza e vedere di migliorare, perché è assurdo che noi andiamo veramente come le lumache nel salire di categoria. Sì, anche se bisogna dire che molti paesi veramente grossi del Molise sono spariti dai campionati di eccellenza e promozione, cito per esempio l'Arino, cito lo stesso Santa Croce, noi rappresentata dalla Torre Magliana in promozione, però è sparita la Turris, Guglionesi, lo stesso Oruri, no? Sono paesi grossi della nostra regione che evidentemente sono spariti dal Trivento, come no? Trivento, che fino a 2 anni fa ha fatto il campionato di Serie D ed ora è completamente sparito. C'è una squadra, mi pare, in prima o seconda categoria. Secondo. È sparito anche il Boiano, perché ormai è sparito, lo possiamo dare per certo, e quindi non so come si farà a ripartire, se si ripartirà. C'è però una squadra che si chiama Amatori Calcio Boiano, che mi pare abbia vinto il campionato di seconda
seconda categoria, ma siamo lontani molto dai campionati di Serie D. Allora, vedo nel nostro monitor di controllo che abbiamo pronto il servizio dalla nostra redazione di Termoli, Castelmauro Campo di Pietra. Ha vinto il Campo di Pietra 2-0, vediamo il servizio. Riesce al Campo di Pietra l'esploit al San Lorenzo di Castelmauro. La compagine di mister Enzo Civico riesce a portare via i tre punti con una gara tatticamente perfetta. Sicuramente ci sono motivi in più per il Campo di Pietra, che affronta la gara a testa alta, concentratissima, e la squadra del capoluogo. Dall'altra parte un Castelmauro che ha già raggiunto gli obiettivi stagionali, quelli della salvezza e soprattutto della crescita dei giovani. È una buona partita, piacevole, rovinata, peccato soltanto tanto dalla pioggia. Perfetta la direzione di gara dell'ottimo Daniele Giuliano, sicuramente uno dei migliori, se non il miglior arbitro della nostra regione. Pronti via, le due squadre si studiano, ma il primo tentativo è al 19° di Borrelli. Vola l'avvocato Vecchio a deviare la sfera in calcio d'angolo con un colpo di reni. Momento importante per il Campo di Pietra, minuto numero 23, e Borrelli che imposta per Izzi. Si gira bene il rosso, ancora Vecchio, si deve distendere per neutralizzare la conclusione. Mezz'ora esatta, minuto numero 30, quando Izzi lavora un ottimo pallone sull'out, il cross a tagliare, raccoglie tutto in fondo al sacco Cefaratti, che deve soltanto appoggiare in rete il gol del vantaggio del Campo di Pietra. Un gol importantissimo per la squadra di mister Enzo Civico, con il capitano che ha lasciato in quel momento praticamente la postazione. Risponde subito il Castelmauro con la gran traversa di Dinoscio, che dalla media distanza con il sinistro fa vibrare il legno della porta, difesa da Gilberto Fratangelo. Con le immagini montate da Alessandro Ardella siamo nella ripresa. Il Castelmauro vuole subito arrivare al pareggio al minuto numero 5. Il calcio di punizione disegnata da Consiglio, con il colpo di testa di Coppola in girata, la palla che coglie ancora un legno, coglie il palo e torna incredibilmente sul rettangolo di gioco. Esce fuori dal proprio guscio il Campo di Pietra, minuto numero 19. Borrelli fa le prove del gol, questa volta ci prova con il piede non suo, il destro, con la palla che termina alta sulla traversa. 27°, Castelmauro in avanti con un tentativo in profondità con Consiglio, che si presenta a tu per tu con l'estremo difensore del Campo di Pietra. Poi è Bredice alla fine che aiuta Fratangelo a recuperare un pallone, ma siamo lì, minuto numero 28, arriva puntuale il raddoppio del Campo di Pietra. Il gran sinistro dopo il palleggio con il destro e di Borrelli con il gol. Nulla da fare per Vecchio, il gol, quello che praticamente chiude la partita, quello che mette in cassaforte il risultato e soprattutto i tre punti per il Campo di Pietra. La magistrale trasformazione dalla lunetta che delimita l'area di rigore di Ivano Borrelli. Nulla da fare. Nel finale il Castelmauro è in partita, grandissima parata di Fratangelo sul calcio di punizione di Coppola, vola l'estremo difensore del Campo di Pietra e in pieno recupera ancora il Castelmauro a farsi vedere, ancora con Coppola la sua conclusione in corsa che non inquadra lo specchio della porta. Bella di importante formazione del Campo di Pietra, che si impone alla San Lorenzo sul Castelmauro per 2-0. Va bene, abbiamo visto il servizio, questa vittoria molto molto salutare per il Campo di Pietra, che guadagna punti pesanti in fondo alla classifica, mentre saluto nel nostro studio di Termoli, perché ha guadagnato certamente la postazione, Nicola Palmieri del San Martino. Buonasera Nicola. Oh Madonna. Buonasera a voi. Sei un po' emozionato, Nicola? Sei un po' emozionato? No, leggermente. Ecco, ti volevo chiedere questo. Hai sentito che stavamo dicendo prima? Che sono spariti veramente paesi importanti dal panorama della promozione, dell'eccellenza. Paesi come Ururi, come Petacciato, come Larino, come Santa Croce di Magliano. Voi quest'anno, il San Martino, vi siete riorganizzati, state vincendo il campionato di prima categoria, e quindi l'anno prossimo farete la promozione anche con ambizione di tornare in eccellenza, perché ho parlato con te, ho parlato con il presidente, insomma con Maurizio, insomma pare che state facendo le cose veramente per bene. Sì, infatti inutile negarlo, l'obiettivo è quello di tornare pian piano nel campionato di eccellenza.
Logicamente senza nessuno che ci corre dietro, no? Le cose si fanno un passo alla volta. Quindi piano piano, però lo chiedo anche a Pino Somma, il San Martino è una di quelle squadre del Basso Molise che si è riorganizzata veramente bene. Sì, l'organizzazione credo che in questo momento è la cosa fondamentale in casa San Martino, soprattutto Nicola Palmieri che abbiamo qui in studio, è uno dei promotori, uno di quelle persone che curano a puntino un po' tutti i particolari. Sta ricrescendo l'entusiasmo, un entusiasmo che è venuto meno negli ultimi anni, anche perché il San Martino aveva perso un po' così la verve con il calcio, con la familiarità del calcio importante, quello dei campionati quantomeno di eccellenza e di promozione. Negli ultimi anni, grazie a questa nuova dirigenza che è rinata grazie all'inventiva del presidente Maurizio Santoianni, sta ritornando alla grande, ha vinto il campionato lo scorso anno. Quest'anno hanno messo in piedi un progetto, quello di riportare nella cittadina di San Martino un po' tutti i giocatori, quelli che erano stati si erano espressi calcisticamente al di fuori della comunità di San Martino. Il gioco è riuscito tranquillamente, la gente è tornata a vestire la casacca di San Martino e soprattutto il pubblico sanmartinese è tornato al San Leo, e proprio quel pubblico sta spingendo questa società, questa squadra a tornare negli albori del calcio molisano. Sicuramente il primo trampolino di lancio è questo campionato di promozione che ha le porte e che disputerà questa squadra l'anno prossimo, ma prima dovranno superare un appello importante che è quello della Coppa Italia. Sono in gara il Real San Martino, è in gara anche nella Coppa Italia, quella riservata alle compagini di prima e seconda categoria. Giovedì 1 maggio non ci sarà la festa perché saranno tutti in campo per le semifinali di questa Molise Cup. Il San Martino giocherà in casa, sarà una grande festa organizzata tra l'altro in concomitanza con la festività del padrono di San Martino, quindi ci sarà il ritorno col Montenero Valcocchiara, San Martino che vuole staccare il biglietto per la finale. Una finale particolare questa, quest'anno nel torneo della Molise Cup, una finale che si disputerà addirittura con tre squadre, però giovedì ovviamente si va in campo per sapere quali saranno queste tre squadre che si contenderanno poi la finale, probabilmente a Trivento. Va bene, allora noi naturalmente seguiremo questa partita del San Martino. Qui abbiamo le pagelle, Annalisa. Sì, abbiamo entrambe le pagelle, partiamo da quella del Castelmauro. La pagella, in collaborazione con Bar della Posta, aperitivi con stuzzicheria, colazione con pasticceria, a Termoli, in via Mario Milano. Vecchio 6, Tufilli 6, D'Angelo 6, Consiglio 6, Campofredano 6, Dionisio 6, Trolio 5, Di Nuoscio 6,5, Gizzi 5,5, Coppola 6 e Moscufo con 6,5. Ed ora possiamo vedere anche la pagella del Campo di Pietra. La pagella, in collaborazione con Parafarmacia De Socio, centro commerciale M2, per la tua salute, per il tuo benessere, per ogni esigenza sanitaria. Fratangelo 6, De Pasquale 6, Marro 6,5, Bredice 6, Vasile 6, Cefaratti 6,5, Grosso 6, Fratangelo Michele 6, Izzi 6,5, Cretella 6, Borrelli 6,5 e in sostituzione sono entrati Minicucci senza voto, Vico senza voto e Ramacciato anche senza voto. Va bene, io vorrei chiedere nella nostra redazione di Isernia a Luciano Lubrano, naturalmente poi qui abbiamo Rosanna Esposito. Rosanna, dimmi che è pronto il servizio dell'Agnone. Direttore, pochissimo, è veramente successo di tutto oggi durante la partita, quindi è un po' impegnativo il servizio, ma è quasi pronto. Va bene, allora intanto io chiedo a Luciano Lubrano un po' quello che dicevo io prima, un parere su quello che stavo dicendo prima, cioè che ci sono grossi paesi con 6, 7, 8 mila abitanti che non fanno nemmeno il campionato di promozione, naturalmente nemmeno quello d'eccellenza. Invece poi ci sono centri piccoli, come ce ne sono quest'anno rappresentati nel campionato d'eccellenza, dove c'è un'organizzazione che consente di andare avanti. Quindi non è proprio soltanto colpa della crisi, voglio dire, è che spesso manca in centri anche più grandi una certa compattezza per fare una società, per andare avanti, compattezza che per esempio c'è a Montaquila, c'è a Roccaravindola, c'è a Pozzilli, c'è a Venafro, c'è a Fornelli e a Vasto Girardi e in tanti altri paesi
Non credo che paesi come Larino, Santa Croce di Magliano, Guglionesi, Petacciato hanno qualcosa da invidiare a questi paesi che ho detto prima, solo che qui evidentemente sono organizzati. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, io lo dicevo anche prima. Purtroppo si pagano anche degli scotti di anni precedenti. Cioè, ci sono annate dove queste città sono state spennate da gente che viene da fuori a fare i furbi qua e magari trova gente che non è esperta e quindi molte volte non si dà ascolto a gente che ha fatto calcio magari del posto, soltanto perché è del posto, è una nostra, diciamo, una nostra defaianza questa. E quindi viene gente qui a pascolare a modo loro, quindi a far spendere soldi che sicuramente si pagano. Per esempio il Venafro ha dovuto fare un clamoroso passo indietro nel giro di 2 o 3 anni. Perché? Perché secondo me il buon Nicandro aveva commesso qualche errore. Noi che gli stavamo intorno gli abbiamo sempre, io, Corrado, altra gente, sempre consigliato in modo tale che ragazzi come Petrone, mi parlo di 5-6 anni fa, giocavano in Serie D a Venafro e con loro Ricamato e con loro tanti ragazzi della Juniors, poi a un certo punto sono stati scalzati da gente che magari doveva stare lì. A suon di soldi che il buon Nicandro si è dovuto assorbire sulle sue spalle, quindi per rientrare nelle spese ha dovuto ridimensionare tutto e quindi grossi sacrifici. Però che cosa aveva il Venafro? Aveva un bagaglio dietro alla prima squadra rappresentato dai piccolissimi, dove il lavoro di Nicola Stella si vede, e da gente come me, Buongiovanni, altra gente insomma che si è fatta e si fa in quattro per fare in modo che si lasci qualcosa alla prima squadra. Questo non è stato fatto in gran parte di alcuni centri e quindi ci si ritrova magari con realtà grossissime di sicuro affidamento per poter fare campionati importanti a non fare niente. Molto ci si mette anche una cultura che non c'è, una mentalità dove siamo piccoli, io devo stare contro l'altro e non invece condividere momenti belli come ce li può dare il calcio. Invece no, siamo così piccoli, ancora più piccoli nel stare ognuno a coltivarsi il proprio orticello invece non invece a fare qualcosa di bello per la propria città. Sicuramente è così, non è il primo caso, vero Pinadamo, che troviamo magari in piccoli paesi 2 o 3 squadre? Sì, io credo che il problema sia in gran parte per colpa della situazione socio-economica che stiamo vivendo in questo periodo, questo è indubbio. Sì, però la situazione socio-economica di Pozzilli, faccio un esempio a caso, o di Montaquila, non è sicuramente inferiore a quella di Santa Croce di Magliano, sì, di Petacciato, di Urugli. Pozzilli, no? Si ha fatto la squadra di eccellenza, però è penultimo in classifica, voglio dire. Non è sì, però se prendi Montaquila è salvo matematicamente, il Venafro oggi ha vinto a Forne. Se Larino, Santa Croce di Magliano, Trivendo devono fare delle squadre di eccellenza da vertice. E quindi per fare delle squadre di eccellenza da vertice bisogna avere a disposizione tanti soldi. È pur vero il discorso che ha fatto l'amico Luciano Lubrano, che colgo anche l'occasione per salutare, che in questi grossi centri si fanno 3-4 società e c'è molta rivalità fra loro e si mettono il bastone fra le ruote tra di loro. Non c'è combattezza in queste grandi città e in questi grossi paesi come Santa Croce, come Larino. Fanno 2-3-4 società e quindi alla fine non si concentrano tutti gli sforzi economici per cercare di fare una squadra di buon livello, quantomeno di eccellenza. Anche se io non sono d'accordo sul fatto che per partecipare, per esempio per fare un campionato, solo perché il paese è più grande devi farlo per forza per vincere, perché questo è un discorso che ha coinvolto negli ultimi 20 anni Campobasso e tu sai bene, perché l'hai vissuto, che ci sono stati 4 fallimenti in 23 anni. Quindi io lo dico sempre, tutte le domeniche, adesso che c'è la Serie D, io la vorrei fare 20 anni. Cerchiamo di tenercela stretta. I prossimi 20 anni vorrei fare la Serie D, perché guai a pensare l'anno prossimo, sai, se non facciamo la squadra per vincere,
se non ce l'hai le possibilità non la puoi fare la squadra per vincere. Bisogna tenersi la categoria. E bisogna tenersi la categoria, quindi se paesi grossi avessero fatto il discorso che faceva Lubrano di ragazzi del posto a mantenere la categoria, sarebbero probabilmente presenti tutti quanti nel campionato d'eccellenza, invece di essere addirittura spariti nei meandri della prima, della seconda e qualche volta proprio della mancanza assoluta di un qualsiasi campionato. Allora Annalisa, dimmi. Sì, direttore. Due minuti di pubblicità e ritorniamo subito. Ricordo il nostro numero di cellulare che è 331 26 5 volte 2. A tra poco. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi e di impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Farmacia Picca, uno staff di farmacisti sempre disponibile per un consiglio mirato a tutte le esigenze. Elettromedicali Omron, integratori alimentari e per sportivi Net e Ultimate, omeopatici, cosmetici, affitto tiralatte elettrici e bilance pesa neonati, autoanalisi del sangue ed analisi computerizzata di pelle e capelli. Farmacia Picca, ora nella nuova sede di via Monsignor Bologna a Campobasso. La casa dei vostri sogni da oggi è una realtà. A Boiano è arrivato MG Arredamenti. Mobili e complementi di arredo delle migliori marche sono disponibili nel nuovo ed elegante showroom in via di Biase. Vieni a conoscere le più belle proposte a prezzi imbattibili. Potrai anche richiedere consulenze gratuite e trovare le migliori soluzioni per la tua casa. MG Arredamenti non è un sogno, è una promessa di qualità. Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche e da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21, pronto intervento 338 49 79 054. Se hai un bar, un circolo, una sala giochi, un albergo, un campeggio, uno stabilimento balneare, consultaci. Biliardi Trivisorno, noleggia apparecchi di intrattenimento, videogiochi, biliardini, biliardi e macchine conformi Comma 6. Biliardi Trivisorno, a Campobasso, in via San Giovanni. Consulenza gratuita al numero 0874 63 017. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Allora, torniamo sempre in diretta, puntata numero 981. Antonio Rosari, che state organizzando per il mese di maggio? Maggio e giugno mi sembra sono mesi importanti. Sì, maggio e giugno, come dicevo innanzi, è la conclusione di varie attività che teniamo in cantiere. Abbiamo un progetto per gli anziani anni in movimento che riguardano diversi comuni della nostra provincia. Si conclude il gioco sport che era un grosso progetto nostro che abbracciava 64 comuni. Con la scomparsa delle province chiaramente abbiamo dovuto rivedere un po' quel tutto, però siamo riusciti a sensibilizzare 20 sindaci e quindi siamo riusciti a fare su 20 comuni, che non è poco. Terminerà anche l'alfabetizzazione con un progetto nazionale e ricaduta regionale. Quest'anno è stato un poco ridimensionato perché ci sono grosse innovazioni in corso. Per il prossimo anno è previsto di nuovo un allargamento che toccherà tantissimi comuni della provincia di Campobasso, e questo è un grosso vantaggio per i laureati in scienze motorie che hanno esperienza con i bambini per poter lavorare nel mondo dello sport. E a giugno dovrebbe iniziare i nostri campus, che ormai siamo al quinto anno. Quest'anno proviamo a fare 4 settimane perché abbiamo delle richieste, speriamo
che anche in l'avete fatto a Campomarino gli altri anni? Sembra no? L'Happy Family Campomarino, che è un centro turistico veramente notevole sotto tutti i punti di vista, sia come attrezzature sportive, sia come habitat, dico io, e è dotato di una spiaggia privata dove si può fare l'attività del nuoto e altre attività sportive, di una grossa piscina, insomma i ragazzi sono trovati tanto bene e la conferma l'abbiamo avuta dal fatto che ci sono ogni anno tanti bambini che riconfermano la loro partecipazione. Speriamo anche quest'anno che anche in considerazione sempre della spending review, come ormai ci siamo abituati ad ascoltare, di avere le adesioni che noi speriamo, ce la mettiamo tutta, dovremmo andare bene anche adesso. Sicuramente andrete bene. Allora abbiamo un paio di pagelle, Annalisa. Le Acri hanno perso contro il Casalnuovo 2-1. Sì, hanno perso 2-1 e anche per questa partita abbiamo la pagella delle Acri Calcio, delle Acri Campobasso, la vediamo subito. La pagella in collaborazione con Scuola Calcio Acri, al servizio dei ragazzi dai 5 ai 18 anni. 45 anni di storia, di tradizioni e di successi. Vitone 6, Pellegrino 6, Caruso 6 e mezzo, Tucci 6 e mezzo, Penta 6 e mezzo, Iasevoli 6, Di Corpo 6, Fraracci 6 e 6 anche per Minichillo, Vena 7, Viglione 7 ed entrato in sostituzione Delia con 6, D'Angelo 6 e Pizzuto senza voto. E abbiamo anche i marcatori per questa partita. Per le Acri ha segnato Vena sul rigore al 90esimo, mentre per il Casalnuovo hanno segnato Salino e Mancini. Va bene, il Molise invece ha perso in casa contro la Maronea, l'FC Molise ha perso 2-0 contro la Maronea, vero? Sì, anche qui abbiamo la pagella del Molise e la possiamo vedere adesso. La pagella in collaborazione con Area di servizio Mascione, bar, breakpoint, sala slot, servizio pagamenti bollette online a Campobasso. Disisto 6 e mezzo. Tromba 5 e mezzo, Galati Luca 5 e mezzo, Galati Marco 6, Ciarlariello 5 e mezzo, Amore 5 e mezzo, Amorosa 6, Colella 6, Di Claudio 5 e mezzo, Amorosa Nicola 6, Varsalone 6 ed entrato Cianfagna, Sconziano e Varsalone senza voto. E anche qui, direttore, abbiamo per questa partita i marcatori, ha segnato al 30esimo Scampamorte e all'80esimo Di Blasio. Va bene, allora mi dicono che è pronto il servizio, poi abbiamo anche il servizio dell'Isernia che ci ha riversato la nostra consociata marchigiana di Recanati, però adesso vediamo Agnone Matelica, la partita è finita 2-2, vediamo il servizio. Torna numeroso il pubblico al Civitelle, tornano a sventolare le bandiere granata sugli spalti per sostenere la squadra in un incontro importante, ma anche e soprattutto per festeggiare Capitano Orlando per il traguardo delle 300 giornate con la maglia granata. Gli elementi dunque ci sono tutti per una competizione avvincente. L'Agnonese ha l'obbligo di vittoria, il Matelica deve consolidare il secondo posto in classifica. Ciò si capisce fin dai primi secondi di gioco. Un difensore ospite sbaglia il rinvio. Sulla palla c'è Enrico Amato che crossa in direzione della porta. Il portiere è fuori dai pali, ma il Granata non riescono a finalizzare. All'ottavo minuto vediamo gli ospiti con Scartozzi che da calcio piazzato supera la barriera, ma Biasella blocca senza problemi. Arriviamo al 16° minuto di gioco e a sorpresa arriva il gol del vantaggio per il Matelica con questo tiro di Moretti che sorprende Biasella. Al 24esimo ancora il Matelica pericoloso con Cognini, ma l'uno di casa riesce a deviare in corner. Immediato un altro tentativo degli ospiti con Martini e ancora un corner per loro. Sugli sviluppi dello stesso Ercoli sfiora la traversa, ma insistono gli ospiti a cercare la conclusione, questa volta è Cognini, ma Biasella riesce a chiudere. Arriviamo al 39esimo, c'è Petrone in buona posizione, ma la sua conclusione termina alta. Al 41esimo ancora un brivido dalle parti di Biasella, conclusione ospite e Pifano ci mette una pezza. Con questa conclusione di Ricamato, che termina di poco fuori, termina la prima frazione di gioco. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo al secondo parziale di gioco e si riparte con questa conclusione dell'otto di casa che si spegne sul fondo. Al nono minuto, batti e ribatti, Troccoli riesce ad insaccare ma viene ravvisata posizione irregolare e dunque nulla di fatto. Al 12esimo registriamo la conclusione di Martini che termina di poco alto.
Al sedicesimo 1-2 tra Esposito e Ricamato, il 10 Granata tenta un pallonetto che è di poco alto. Al diciottesimo è Staffo Lani a rendersi pericoloso scheggiando la traversa. Alla mezz'ora vengono pareggiati i conti al Civitelle. Petrone dall'out di destra serve Ricamato e palla in fondo al sacco e dedica tutta per il compagno di Benedetto per una pronta guarigione. Al 44esimo scende il gelo sul Civitelle. Il Matelica riesce a riportarsi in vantaggio con Cognigni. Ma in pieno recupero Esposito riesce ad andare a segno, ma ancora una volta c'è un gol annullato per il fuorigioco all'Agnonese. Ma i Granata non ci stanno, non si arrendono e al 48esimo Orlando, entrato da pochissimo, riesce a procurarsi un penalty per un fallo di Colantoni. Il signor Vigno della sezione di Pisa non esita ed indica il dischetto a realizzare, ci pensa Esposito. Termina così l'incontro, un 2-2 combattuto, sofferto e cercato fino alla fine. Un punto importante guadagnato contro la vice capolista, anche se la salvezza dell'Olimpia Agnonese si deciderà tutta negli ultimi 90 minuti di gioco nella trasferta contro la Renato Curi angolana. Allora, questo il servizio. Allora, innanzitutto chiederei a Danilo Scarinci perché il gol annullato a Troccoli mi sembrava fuorigioco abbastanza evidente, mentre non ho capito il gol annullato ad Esposito. Quindi se possiamo fare, come facciamo spesso, questa moviola a distanza, se Danilo Scarinci nella nostra redazione di Senna mi trova quell'episodio, naturalmente poi anche insieme a Gianni Bruno lo commenteremo qui in studio. Però insomma Petrone credo che sia alla fine un risultato meritato, anche se evidentemente il Matelica ha dimostrato di valere il secondo posto. Sì, abbiamo pareggiato contro una signora squadra, naturalmente. 2-2 alla fine che abbiamo cercato e che abbiamo trovato. Naturalmente il primo tempo stavamo giocando meglio noi quando abbiamo preso il primo gol. Infatti meritavamo secondo me il vantaggio, magari che potevamo gestire in altro modo, ma quel gol loro ci ha tagliato un po' le gambe, infatti poi abbiamo rischiato anche di subire il raddoppio. Siamo stati bravi nel secondo tempo con le giuste motivazioni ad agguantare il pareggio. Poi di nuovo siamo andati sotto e pareggiare 2-2 significa che questa è una squadra che ha veramente carattere, come è successo anche nell'ultima trasferta di Civitanova. Siamo riusciti a trovare il pareggio anche lì nell'ultimo minuto. Sì, io, cioè, quando avete pareggiato, che c'è stato quel passaggio tuo, quell'assist per Ricamato, probabilmente avevate pensato che la partita era finita, perché vi siete fatti praticamente punire nell'episodio successivo, insomma, che loro sono passati di nuovo in vantaggio. È stato probabilmente un errore di esaltazione, lo possiamo chiamare così? Noi veramente avevamo tutte le intenzioni per vincerla la partita, perché sulle ali dell'entusiasmo magari abbiamo pareggiato la partita 1-1, potevamo anche vincerla alla fine, perché siamo stati bravi nel creare moltissime occasioni da rete. Poi dopo c'è stata questa azione loro in contropiede in cui abbiamo preso il 2-1, però ripeto, abbiamo avuto carattere, tantissima determinazione, tantissime motivazioni che ci hanno permesso di pareggiare la partita alla fine e di sperare ancora nella salvezza, che speriamo possa raggiungere domenica prossima la trasferta di Città Sant'Angelo e poterla dedicare al nostro amico Di Benedetto per una pronta guarigione. Va bene, Gianni, hai selezionato, credo, un episodio. Ti è arrivato? Vediamo se mi arriva. Ancora no, avevo selezionato il primo gol annullato, come dicevi tu. Ecco, questo dovrebbe essere il primo gol annullato all'Agnone. Allora, vediamolo in diretta direttamente, mentre saluto gli amici di Piedimonte Matese perché ci hanno mandato un messaggio veramente molto molto gentile, ci seguono in streaming dalle 15 alle 20 tutte le domeniche e noi veramente vi abbracciamo tutti quanti, amici di Piedimonte Matese. Allora, l'episodio è questo, vero Gianni? Sì, allora c'è un tiro da parte di un giocatore dell'Agnone e poi Troccoli che va in gol, vedete tutti che alzano la mano, i giocatori del Matelica. Ecco, come dicevi tu prima, è abbastanza evidente la posizione di fuorigioco al momento del tiro del compagno in maglia bianca. Qui ci dobbiamo fermare. Al momento del tiro di Esposito. Sì. Insieme a Danilo Scarinci stiamo facendo questa moviola a distanza di 70 km che ci sono tra la nostra redazione
e quella di Isernia, però insomma ce lo possiamo consentire perché i nostri tecnici sono tutti bravi. Allora qui mi pare che ci sia fuori gioco, lo chiedo a Antonio Rosari, questo è fuori gioco, no? Sì, ma è proprio... Netto, proprio netto. Io non vorrei dire una sciocchezza, però ecco, sì, ho la sensazione che la palla Esposito la dia un giocatore avversario. Potrebbe sembrare. Mi sembra che la palla Esposito... Perché in quel caso non sarebbe fuori gioco. Infatti le proteste dei giocatori dell'Anion erano per quello. Se vediamo bene, a me sembra che è un giocatore loro che dà la palla Esposito. Dobbiamo tornare un attimo allora dietro. Sì. Lo dico a Danilo Scarinci, perché questo è il momento. Perché qui, allora andiamo avanti qui. C'è l'arresto del pallone di Esposito al limite dell'area di rigore, ecco, continuiamo. Lui è in posizione di equilibrio non perfetto, ecco, poi possiamo andare avanti ancora con le immagini. E l'avversario che sta vicino, che dà la palla, guarda. Ah, sì. Ecco, per quello protestavano i giocatori dell'Anion. Sì, questo è gol. Ah, è detto, sì. Perché il passaggio sana la posizione. Era sfuggito, sì. Sì, però guarda, là per l'arbitro era veramente complicato, perché davanti c'era il numero 4, proprio sulla traiettoria di quell'episodio. Eccolo, questo è il tocco. E allora qui lo chiedo a Petrone. Petrone, cioè, voi perciò stavate protestando? Sì, noi protestavamo proprio per questo, perché pensavamo fosse il retropassaggio magari del difensore avversario. A quanto pare è proprio così, era regolare il gol. Mi pare che era il gol dell'1-1 e poi siamo riusciti... Fortunatamente arriva a pareggiare. Sì, era il gol dell'1-1. Luciano, è chiaro, no? Sì, sì, sembrerebbe proprio così. E invece, quando abbiamo visto prima, a velocità normale non sembrava. Quindi questo, anche questo, diciamo che è il fascino del calcio. Quindi ci può stare anche l'errore in quel caso, difficilissimo da interpretare. Però ti fa male, perché una vittoria... E l'Anione significava salvezza già da stasera, quindi certamente. Mi dispiace, Pino Somma. Una volta ti va male, una volta ti va bene. Pino Somma. Come ha provato a anticiparlo? Sì, noi l'abbiamo visto subito qui in studio che c'era il retropassaggio, quindi abbiamo visto subito che era un gol regolare da segnare, solo che quello che fa rabbia soprattutto è che sia l'assistente sia il direttore di gara, nessuno lì praticamente ha visto che c'era stato questo tocco all'indietro. Quindi alla fine veramente una beffa per tutte e due le molisane, sia per l'Agnone che per il Termoli, che forse con la vittoria dell'Agnone questa sera il Termoli avrebbe ripreso il secondo posto in classifica. Dunque chiedo anche a Nicola Palmieri. Sì, anche per me era regolare il gol, era stato leggermente anticipato, quindi non è un fuorigioco. Vabbè, grazie a Pino Adamo, perché francamente io ero rimasto ingannato, così come Antonio Rosari. Che la posizione era 3 metri, se l'aveva toccata Esposito non c'era problema. Annalisa? È regolare. C'hai anche l'altro, Gianni? Sempre, se possibile, farlo così. Ah, sì, allora chiediamo sempre a Danilo Scarinci. Dobbiamo chiedere alla redazione di Isernia. Allora, questo era regolare. Andiamo a vedere questo cross. Adesso io non so da qui chi era che crossava il pallone, ce lo dirà Petrone. Allora andiamo avanti con il pallone, vediamo che cosa capita, perché io lo sto vedendo per la seconda volta insieme a tutti quanti voi, amici telespettatori. Allora qui salta un paio, mi pare che è Ricamato che salta senza prendere la palla. Ecco, poi arriva la palla a Esposito che segna, però l'arbitro secondo me a questo punto fischia. Ora bisogna vedere che cosa ha fischiato, non era sicuramente fuori gioco. Andiamo un attimo dietro. Lo chiedo sempre a Danilo Scarinci nella nostra redazione di Isernia, perché cadono due giocatori del Matelica. Andiamo avanti qui sul cross. Allora c'è un primo giocatore del Matelica, vedete? Che probabilmente viene spintonato dal giocatore in maglia bianca. Siamo proprio sulla linea che delimita l'area del portiere. L'arbitro ha fischiato questo fallo, perché fuori gioco non c'era assolutamente. Petrone, è così? Sì, anch'io penso che abbia fischiato il fallo. Il cross era di Pifano, poi Ricamato è andato a staccare. Non so, magari l'arbitro forse ha visto una leggera spinta di Ricamato, ma io penso che anche questo fosse un gol regolarissimo. Anche questo era il gol del vantaggio, del 2-1.
Del pareggio, scusi, del 2-2 che poi fortunatamente siamo riusciti a rifare. Anche questo penso che sia regolarissimo. Che cosa? Dite. Dovrebbe essere un braccio nell'elevazione da parte del giocatore che colpisce. Vediamo, torniamo un attimo dietro. Lo stiamo vedendo per la prima volta. Cioè, per me l'arbitro ha fischiato il fallo del giocatore dell'Agnone. Poi bisogna vedere se ha fatto bene o male. Il mani di chi, Gianni? Ricamato salta, sì, che poi la serve di testa. Non mi pare che la prenda con un piede. Ah, successivamente, però la colpisce prima di te. Forse ha fischiato questo tra fallo le ipotesi, di mani. Tra le ipotesi, il fallo di mani di Ricamato. Perché può essere... non mi sembra un fallo in area su un giocatore del Matera, così evidente, insomma. Escludendo il fuorigioco. Luciano Lubrano, può essere? Francamente potrebbe essere, proprio come dici tu, mani di Vincenzo. Gesù Ricamato, potrebbe essere questo il motivo per cui l'arbitro ha fischiato. Però per il resto non vedo né fallo dello stesso Ricamato nel saltare, quindi allontanando con il braccio l'avversario, né la posizione di fuorigioco, perché penso non c'era. Probabilmente forse c'è uno stacco sbagliato, il tempo sbagliato e avrà toccato la palla con il braccio sinistro. Vabbè, lo chiedo per ultimo a Petrone. Pino Adamo? Sul fuorigioco non possiamo dare un giudizio perché non vediamo la posizione di Esposito nel momento in cui tocca la palla il giocatore che crossa, quindi dovremmo vedere la posizione di Esposito in questo momento qui, mentre calcia il giocatore che crossa. No, però poi la tocca Ricamato. Secondo me fischia il fallo su quel giocatore là che va a terra. Adesso c'è un giocatore che va a terra del Matelica, se vedete. Non Ricamato, prima di Ricamato. Prima, guardate, quello va a terra. Vabbè, per secondo te è questo. Me fischia Antonio Rosari. Così ingarbugliata l'azione, veloce, che chiaramente dare un giudizio non è facile. Per te che ha fischiato l'altro? Proprio a livello di gioco? Probabilmente sì. Fallo di mani, dici tu? O qualche appoggio non consentito. Fallo di confusione non esiste, non ci dare fastidio. Bello questo termine, sì. Allora, non esiste, non ci dare fastidio. Dunque, Nicola Palmieri. Ma secondo me il fuorigioco è difficile da vedere, anche se non c'è, dal mio punto di vista. Io penso che abbia fischiato il fallo dell'attaccante, più che altro. Il mani? No, io credo che si sia appoggiato sul difensore più che il mani, mentre staccava. Vabbè, Pino Somma? Sono d'accordo con Nicola Palmieri perché si vede arrivare l'arbitro da dietro e quindi credo che la prima cosa che ha visto è andare a terra il giocatore del Materica, quindi credo abbia fischiato quello. Va bene, Petrone, sei l'ultimo che ti ho lasciato per ultimo. Che cosa ha fischiato secondo te l'arbitro? C'era il fallo di mani oppure il fallo prima? Secondo me ha fischiato il fallo di mani, anche se è un po' difficile da vedere adesso. L'unica cosa plausibile è quella, secondo me, il fallo di mani. Va bene, vediamo la pagella dell'Olimpia Agnonese. Annalisa, non ti faccio dire niente perché è molto molto complicato. Dove ha fatto battere la punizione. Ah, e se ce l'hai, Danilo Scarinci, puoi farci vedere come è ripreso il gioco? Lo dovresti prendere dal master, ci mette un attimo. Dal punto in cui fa riprendere il gioco. Ci mette un attimo di tempo, però ce lo farà sicuramente Danilo Scarinci, nostro tecnico a Isernia, che ringrazio, come ringrazio Alessandro Nardella a Termoli, Angelo Pompei, Lucio Felice e Donato Mignogna qui a Campobasso e naturalmente tutti i tecnici che fanno le esterne la domenica. Non ti coinvolgo perché è molto complicato. No, grazie direttore, che allora, ogni tanto mi salva da queste... Vediamo la pagella. Sì, abbiamo la pagella dei ragazzi dell'Agnone. La pagella, in collaborazione con... Forgione Costruzioni Speciali, realizzazioni di impianti di reti di telecomunicazioni e perforazioni teleguidate. Attestazioni Uni ISO 9001-2008 e SOA.
Biesella 7, Pifano 7, Litterio 7, Di Lullo 7, Santorelli 6,5, Maresca 6, Troccoli 6,5, Ricamato 7, Esposito 6,5, Petrone 7, Mancini 7, in sostituzione Parmense e Orlando senza voto. Allora, io ho visto passare un messaggio, adesso non so perché noi qui, io sono astemio, quindi io non bevo sicuramente, questo ve lo posso garantire, però... Cioè, ho visto passare un messaggio, dice, domanda direttore, caro direttore, domandi anche a Pino Adamo che la Turris è stata sempre una grande nei campionati di eccellenza. E chi ha detto il contrario? Lo confermiamo. Lo confermiamo, lo confermiamo e lo sottoscriviamo. Anzi, aggiungo di più, come può confermare Pino Adamo, ma può confermare anche Vincenzo Cosco, che io a livello personale sono stato sempre un tifoso della Turris, di Santa Croce e di Magliano a livello regionale. Allora, detto questo, noi abbiamo detto un'altra cosa. Noi abbiamo soltanto detto che oggi la Turris, per beghe probabilmente di quartiere o da bar, non fa il campionato d'eccellenza. Ed essendo rappresentante di Santa Croce di Magliano, che credo faccia 7-8.000, 9.000 abitanti, è secondo me una cosa molto molto particolare, perché ci sono centri di 400 abitanti che fanno il campionato d'eccellenza. Significa che non c'è bisogno soltanto di soldi, probabilmente, ma c'è bisogno anche di organizzazione. Abbiamo detto solo questo e non lo ripeto più, perché mi sembra veramente offensivo nei confronti di tutta l'altra gente che aveva capito. Però prima di mandare dei messaggi, voglio dire, campati completamente in aria, pensateci anche un attimo, perché... veramente sono cose certe volte dell'altro mondo. Allora, ce lo può far vedere Danilo Scaringi, da dove è ripreso il gioco. E qui non vediamo niente, però probabilmente devi tornare. Ah no, ecco, vedi, l'arbitro guarda, parla col guardaline, il gioco riprende da lì. No, fuori gioco non è sicuramente, a parte che poi il portiere l'ha buttata 4-5 metri più in avanti. Però probabilmente era il fallo di Mani, è vero Petrone? Almeno il punto indicativo da cui si è ricominciato a giocare. Vabbè, adesso se fosse stato fuori gioco oppure se fosse stato fallo di mano, diciamo sempre da quel punto sarebbe ripartita l'azione. Io penso, sono ancora fermamente convinto che abbia fischiato il fallo di Mani. Va bene, io ti ringrazio Petrone per essere stato insieme a noi. Basta vedere... Antonio, scusa. Dimmi. Basta vedere la traiettoria della palla, no? Che prima è arcuata, poi al momento dell'impatto ha tutt'altra traiettoria. Quindi come se schizzasse in modo così orizzontale. Quindi ha cambiato totalmente la traiettoria. Va bene. Allora pallone. È ufficiale, ha fischiato il fallo di Mani. Ringrazio Marco Petrone per essere stato insieme a noi. Grazie Marco, in bocca al lupo, io lo so, tu sei un ragazzo molto, grazie a voi. Sei un ragazzo molto molto bravo, io ti ho seguito a lungo ai tempi del Venafro e so che hai dato anche quest'anno una mano importante all'Agnone, quindi in bocca al lupo a te e soprattutto in bocca al lupo all'Olimpia Agnonese per la partita di domenica prossima a Città Sant'Angelo. Crepi, grazie a voi e speriamo di raggiungere questa salvezza e poterla dedicare soprattutto a Di Benedetto, il nostro compagno di squadra. Va bene, grazie a Petrone. Adesso questo messaggio lo dovete chiedere al Fornelli, perché invece di pensare al campo basso non hanno pensato a vincere sul campo e veramente noi non possiamo rispondere anche a questo. Però a proposito del campo basso abbiamo il servizio, vero? Sì, del nostro inviato Gianni Bruno, partita finita 2-2 contro la Gioventù Dauna. Gioventù Dauna Campobasso è 2-2 e tutti contenti. I rosso-blu mantengono l'imbattibilità stagionale, i pugliesi riescono a evitare i play-off, quantomeno quelli a livello regionale. Finisce 2-2 e tutto si condensa nel primo tempo in una giornata molto ventilata. Gioventù Dauna e Campobasso si spartiscono la posta in palio. Farina non ha a disposizione Lazzarini alla vigilia, colpito da un fastidioso stato influenzale. Ci sono circa 40 tifosi al seguito del Campobasso nella provincia foggiana. Parte subito
forte la squadra di Farina al 14° da calcio di punizione battuto da Fazio, il taglio è quello giusto, Corradino riesce ad anticipare il diretto marcatore e mette in rete alle spalle di Aquino, dunque 1-0 in favore della squadra rossoblù. Ottimo l'approccio della squadra di Farina, tant'è che al 17° c'è anche un calcio di punizione in favore del Campobasso, va a batterlo col sinistro Vitelli e coglie in pieno il palo sulla ribattuta del legno, poi si trova in fuorigioco Scudieri. Al 19° c'è il clou da parte del Campobasso, è davvero perfetto al millimetro il lancio in profondità da parte di Fazio e scavalca il diretto marcatore Palumbo che poi con un pallonetto brucia il portiere della Gioventù Calciodauna e al 19° è 2-0 in favore del Campobasso e ci si aspetta dunque la reazione da parte dei pugliesi che arriva nei minuti a venire. Al 22° c'è un tiro da parte di Scippo, in due tempi si difende Nunziata. Un minuto più tardi Troisi mette al centro dal fondo, rischia per pochissimo l'autogol Fazio mettendo in angolo. Ancora un minuto e la Gioventù Dauna si rende pericolosa, traversone da parte di Rizzi, è costretto a schiaffeggiare in calcio d'angolo il portiere rossoblù Nunziata. Al 26° Rizzi sventaglia bene per Basta che si trova in posizione regolare, il tiro è forte, finisce al lato non di molto. Al 31° si fa male Pignataro, prima sostituzione per Farina, deve entrare al suo posto Palazzo. Al 34° il pressing da parte dei pugliesi regala i giusti frutti con l'1-2 realizzato da Scippo sotto rete dopo un traversone basso da parte di Troisi che mette bene al centro, dunque riapre la partita la Gioventù Calciodauna. Il Campobasso non si fa vedere più dalle parti del portiere Asquino dei pugliesi. Al 39° c'è il 2-2, il cross da parte di Recchia, testa da due passi di Basta e 2-2 tra Gioventù Calciodauna e Campobasso. Da lì in avanti succederà davvero poco, eccettuiamo questo appoggio di testa molto rischioso di Vairo per il portiere Asquino che rimedia in qualche modo, la palla stava terminando alle spalle del suo portiere. Il 2-2 non fa male né ai pugliesi né tantomeno al Campobasso che avvicenda negli spogliatoi il portiere Nunziata per fare entrare Cattenari ed è la seconda sostituzione, poi Farina farà entrare anche Santoro in luogo di Cianci che era abbastanza stanco. Ci sono delle sostituzioni anche nel secondo tempo per l'allenatore dei pugliesi Walter Chiarella, nel secondo tempo non succederà nulla di rilevante, eccettuiamo all'11° sull'angolo di Recchia da due passi l'errore di Telera che fallisce il 3-2 e al 25° un tiro dalla distanza da parte di Fazio deviato in angolo dal portiere della Gioventù Calciodauna Asquino, poi al 31° un presunto mani in area di rigore da parte di Corradino per il signor Martino della sezione di Isernia, si può proseguire. Ha poco senso la ripresa nella quale le due squadre dimostrano di volersi accontentare del pareggio, una ripresa che dunque si potrebbe definire fantasma. A fine partita tutti contenti, applausi per il Campobasso e applausi per la Gioventù Calciodauna, entrambe hanno colto i frutti del proprio campionato. Ci vorranno ancora 90 minuti prima della conclusione delle ostilità. Tra una settimana il Campobasso ospiterà a Selvapiana il Rocca Ravindola. Va bene, abbiamo visto il servizio, vediamo anche la pagella del Campobasso. Sì, abbiamo la pagella dei rossoblù. La pagella in collaborazione con GM Car. Oltre a marchi prestigiosi come Porsche e Ferrari, anche vetture di piccolo e medio taglio come Fiat, Volkswagen, Mercedes e Audi. GM Car vi aspetta nella sede di Contrada Selva a Campo di Pietra. GM Car, telefono 0874 44 30 98. Nunziata 5,5, Scudieri 6, Volpecina 6, Corradino 7, Scampamorte 6,5, Pignataro 6, Mauriello 6, Fazio 7,5, Palumbo 7, Cianci 6,5, Vitelli 6,5 ed entrato Cattenari senza voto, Palazzo 6 e Santoro con 6. Va bene, allora poi qui abbiamo anche un episodio, però prima ci fermiamo un paio di minuti. Non andate via perché ritorniamo tra pochissimo. Domenica Sport in collaborazione con D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio.
Con Flogas arriva l'energia su misura. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Acqua Molisia, schietta come le sue montagne. Il cuore di mamma sceglie Molisia. Buona per i bambini, eccellente per tutti. Molisia, l'acqua del cuore. Oltre 60 anni tra innovazione e tradizione. Caffè Camardo. Le origini per noi sono importanti. Caffè Camardo. Sin dalla pianta, il chicco diventa protagonista assoluto. Caffè Camardo. Al passo con i tempi, nel rispetto della natura. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Allora torniamo sempre in diretta, puntata numero 981. Gianni. Riguardante Gioventù Calcio Down a Campobasso, esattamente il 31esimo del secondo tempo, si batte un fallo laterale in favore dei pugliesi, vedete la palla che rimbalza, toccata di testa da Fazio, poi da Rinaldi, neo entrato nella Gioventù Calcio Down, manca la girata, un giocatore esattamente Recchia se non vado errato, e poi in area di rigore dopo un rimpallo la palla va a sbattere contro il braccio di Corradino e poi ricade a terra, Corradino che era anche girato. Ci sono state delle lievi proteste da parte dei giocatori della Gioventù Calcio Down, devo dire io ero presente, ha protestato più il pubblico che invocava un calcio di rigore non concesso dal signor Martino di Isernia. Rivediamolo ancora una volta, colpo di testa, rovesciata mancata e Corradino proprio si gira occhi chiusi e la palla sbatte contro il gomito. Pino Somma. No, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, credo che abbia fatto benissimo il direttore di gara, anche perché Antonello Corradino aveva il braccio attaccato al corpo e tra l'altro si era anche voltato con il viso. Nicola Palmieri? Assolutamente no, aveva il braccio vicino al corpo e poi era anche involontario. Luciano Lubrano? Non lo sentiamo Luciano Lubrano. Non abbiamo sentito Luciano Lubrano col microfono. Pronto? Sì, adesso sì, dai. Pronto? Sì, dai. Niente, secondo me non è rigore, anche perché non è il braccio che cerca il pallone, ma il braccio non è alzato, quindi non ci sono gli estremi per il rigore. Antonio Rosari? Sono d'accordo con Lubrano, dopo anche perché Corradino aveva anche il viso girato, quindi non ha seguito con gli occhi l'andare della palla. Pino Adamo? Assolutamente no, braccio attaccato al corpo, quindi no. Non è rigore. Annalisa? No, neanche per me, non ci sono gli estremi per dare il calcio di rigore. Per il calcio di rigore. Allora, vediamo un altro servizio, il Fornelli, che è stato battuto 2-1 dal Venafro. Vediamo. Il cielo grigio sul comunale di Fornelli non ostacola la tenacia del Venafro, la cui difesa non ha fatto un plissé, contenendo l'arrembaggio dei biancoverdi accompagnati da non poca sfortuna. Tramontato dunque il sogno dei playoff per i padroni di casa, andiamo alla cronaca. A far rabbrividire per primo è stato il Fornelli dopo due giri di lancette con uno scambio lusinghiero tra Grillo e Cifani vicinissimo al gol. Al 16esimo si sblocca poi la partita. Velardi serve capitan Patriciello che con una bella girata beffa Mocci. Il Fornelli da qui in poi sarà davvero poco cattivo e quindi incisivo in attacco. Al comando su tutti per i biancoverdi c'è il buon Cifani. Prima al 26esimo con un bel tiro di destro, mentre Roncone guarda la sfera andar fuori. E poi ancora al 30esimo. Bella la giocata del solito Cifani per Infimo, Di Lorenzo è costretto al corner.
Al 37esimo ecco la magia di Guadagno, come al Del Prete su punizione il capitano riporta l'ordine nel risultato. Il secondo tempo apre a un nuovo scenario, Patriciello firma la sua doppietta di giornata approfittando della difesa praticamente immobile del Fornelli. Al di là degli autori dei gol, il vero protagonista di giornata, l'uomo dei miracoli, è senza dubbio Roncone, che al 19esimo blocca, sicuro, una nuova iniziativa del solito Cifani. Al 24esimo poi una deviazione col braccio di Patriciello non vista dal direttore di gara fa scatenare l'ira di Mister De Bellis e di Sabatino. Allontanato quindi dal campo il primo ed espulso dalla panchina il secondo. Sotto l'assedio poco concreto però dei ragazzi di De Bellis e con una bella corazzata difensiva del Venafro termina qui l'incontro al comunale di Fornelli. Bye bye playoff. Abbiamo visto il servizio e praticamente è stata una partita negativa per il Fornelli che come abbiamo visto ha perso 2-1 e praticamente non ce l'avrebbe fatta comunque visto il pareggio tra Gioventù Dauna e Campobasso, però insomma perdendo ha sprecato l'ultima cartuccia che aveva in canna. Abbiamo le pagelle qui. Sì, grazie a Vania Cristinziano per il servizio e abbiamo entrambe le pagelle, partiamo da quella dei biancoverdi. La pagella in collaborazione con Favellato Vittorio SRL, agenzia pubblicitaria e marketing, servizi ecologici con raccolta differenziata porta a porta e gestione rifiuti, via Tedeschi Isernia, info 393 44 50 356. Mocci 5,5, De Rosa 5, Zaccaro 6, Carbone 6, Devizia 6, Guadagno 6,5, Mingione 6, Cifani 6, Infimo 5, Ruggero 5, Grillo 5,5. Ed ora possiamo vedere anche la pagella dei ragazzi del Venafro. Scuola Calcio US Venafro. Partecipazione a tutti i campionati giovanili. Per informazioni telefono 340 55 65 649. Roncone 7,5, Di Lorenzo 6, Scungio 6, Galardi 6, Ricamato 6, Velardi 6, Navarro 7, Fascia 6,5, Patriciello 6, Fabbri 6, Pugliese 6 ed entrato per la sostituzione Capaldi senza voto, Riccitiello con 6 e Vallone 6. Allora abbiamo anche un'altra partita, il Rocca Ravindola che ha battuto 3-1 il Gamba Tesa, qui c'hai anche i marcatori? Sì, per il Rocca Ravindola ha segnato al terzo minuto Forte, al 55esimo Cambio e al 70esimo Di Vito, mentre per il Gamba Tesa il gol è stato segnato dal Del Re all'88esimo sul rigore. Abbiamo la pagella. Anche qui c'è la pagella e la possiamo vedere adesso. La pagella in collaborazione con Pizzeria Bembè, via Nazionale Gamba Tesa. Bruschetteria, friggitoria, pizzeria con forno a legna, solo con prodotti molisani. Centro Estetica e Benessere Elena, luce pulsata per depilazione definitiva, a Larino, info 0874 823086. Mastro Pietro 5, Genovese 5,5, Tronca 5,5, Gallo 5, Conte 5,5, Di Scioglio 5, Di Nielu 5, Tronca Agostino 5, Ottaviano 5, Di Criscio 6,5, Del Zingaro Mauro 5,5 ed entrato Del Re con 5,5, Monte 5 e Amorosa con 5. Molti punti di differenza quest'anno, non c'è stato campionato in eccellenza fino ad anno. Quest'anno sinceramente non è stato un campionato di eccellenza molto esaltante perché praticamente il Campobasso si è messo lì davanti dall'inizio fino alla fine. E chiaramente anche le altre squadre... Ti posso fare una battuta? Come il campionato di Serie A? Più o meno. No, perché se vedi i distacchi in Serie A, tra la prima e la seconda ci sono 8 punti. Tra però la in prima... Serie A comunque c'è stata la Roma che è sempre stata lì... Sì, ma sempre a meno 8, meno 9, meno 10... addirittura sì. Se ti ricordi all'inizio la Roma è stata prima, è stata sì, prima per 10-11 partite, no, 10 giornate è stata prima e quindi per metà campionato insomma c'è stato un po' di così, è stato un pochino più bello il campionato di Serie A rispetto a questo di eccellenza che sinceramente anche le altre squadre, la seconda, la terza, il Fornelli che aveva attrezzato la squadra a vincere chiaramente a un certo punto ha tirato i remi in barca perché
Sinceramente il Campobasso era una super corazzata, una squadra sicuramente di categoria superiore rispetto a questa eccellenza. E quindi speriamo che l'anno prossimo possa essere un campionato un pochino più combattuto come quello degli altri anni, sicuramente sarà così perché chiaramente non ci sarà più il Campobasso e quindi ci divertiremo un po' di più. Questa è anche la tua impressione, Antonio Rosari? Sì. Anche sul campionato di Serie A, no? Troppi punti di... Beh, ma la Juventus si sa che... Vabbè, ma 100 punti, dai, non... Per fare 100 punti devi avere un campionato mediocre, perché... Ma Roma avrebbe vinto qualsiasi altro campionato, con tutti quei punti. Cioè, tra la seconda che è la Roma e la quarta che è la Fiorentina, ci sta qualcosa come 25 punti di differenza. È un abisso, sì, effettivamente è così. Ma tornando al campionato d'eccellenza, dobbiamo dare atto ai dirigenti e all'allenatore che veramente hanno fatto un grande campionato, hanno formato una squadra solida che ha dato delle soddisfazioni e speriamo che ha rilanciato anche la tifoseria locale perché c'è bisogno del pubblico. Certamente. Abbiamo un altro servizio del campionato di promozione, vero Annalisa? L'ultimo servizio che è Spinete Real Termoli, partita conclusa 1-0 e qui abbiamo il nostro inviato Alessandro Correra. Al comunale di Spinete vince la squadra che ha più fame di punti. I padroni di casa infatti battono 1-0 il Real Termoli ed ora, grazie anche a qualche altro risultato, i matesini riaprono le speranze di salvezza diretta. Passando alla cronaca, la gara comincia sotto una forte pioggia che non demoralizza i padroni di casa, che ci provano subito e dal quinto minuto, punizione dalla sinistra, palla al centro, ci prova pace di testa, Galasso blocca in due tempi. Al 25esimo l'episodio che sblocca il match, calcio d'angolo di Gianni Ruberto sul portiere che respinge corto, il pallone finisce sui piedi di Colalillo che in diagonale realizza l'1-0. Continua la spinta dei padroni di casa e dal 38esimo palla che arriva a Minotti che tira ma viene murato dalla difesa. Real Termoli praticamente assente per tutto il primo tempo, ma al 45esimo minuto, praticamente a tempo scaduto, arriva la prima occasione. Palla lunga per Mucci che si invola, arriva al limite dell'area di rigore, tira, ma Pilenza devia in angolo e si supera. Sul corner conseguente la palla che arriva ad Ardò, tiro cross che finisce di poco a lato. Il primo tempo si chiude così, nella ripresa finalmente smette di piovere e le due squadre cominciano un po' più a giocare a calcio. All'ottavo minuto è ancora il Termoli che prova a pareggiare, lancio lungo ancora per Mucci che entra in area di rigore e tira, ma Pilenza si supera di nuovo, palla ancora a Mucci, murato in scivolata. Al 20esimo è ancora lo Spinete che cerca di chiudere la partita, calcio di punizione per Gianni Ruberto che tira, palla sulla barriera, che si impenna, Galasso para e rischia qualcosa, mandando in calcio d'angolo. Al 26esimo ancora calcio di punizione Gianni Ruberto, palla sulla barriera con Princic che riceve la palla in aria sulla linea, però interviene un difensore e libera la propria area di porta. Al 32esimo episodio da Moviola, il neo entrato romano si invola di Gregorio in area di rigore, lo atterra così per De Santis di Campobasso e calcio di rigore. Sul pallone si presenta Gianni Ruberto, pronto al tiro, parte il suo tiro angolato, ma Galasso si supera e devia in calcio d'angolo. Spinge forte il Termoli a questo punto a caccia del pareggio, ma non ci sarà più neanche un tiro in porta. E dopo 3 minuti di recupero, De Santis di Campobasso decide che la partita può finire qui. Spinete batte Real Termoli 1-0. E domenica prossima a Casal Nuovo Monterotaro ci sono ancora 3 punti per la speranza di salvezza e soprattutto se non arriverà la salvezza diretta almeno una posizione migliore nel griglia playout. Per il Real Termoli una sconfitta indolore visto che i playoff non si tengono grazie alla promozione dell'Olimpia Riccia. Ora qui abbiamo le due pagelle. Sì, anche qui entrambe le pagelle, partiamo da quella dello Spinete. La pagella, in collaborazione con... La casa dei vostri sogni da oggi è una realtà. A Boiano è arrivato MG Arredamenti. Mobili e complementi di arredo delle migliori marche sono disponibili nel nuovo ed elegante showroom in via di Biase. Pilenza 6,5, Jacopo Antuono 6, Minotti 6,5, Gianni Ruberto 5,5, Iamenti 6, Menna 6, Bautto 6, Tasillo 6,5, Colalillo 7, Princic 6,5, Pace 6 ed entrato Romano 6,5, Di Sisto e Ucci senza voto. Ed ora possiamo vedere anche la pagella del Real Termoli.
La Pagella, in collaborazione con Tecnolamp di Carmine D'Angelo, impianti elettrici, via Inghilterra 16 a Termoli. Trattoria L'Antica Pignata, specialità carne e pesce, a Termoli, in via Sardegna. Galasso 7, Bellissario 6, Cannito 6, De Gregorio 5, Gatta 6, Tiscia 5,5, Impicciatore 6, Donofrio 6, Ardò 5,5, La Fratta anche 5,5 e Mucci con 6. Va bene, proprio adesso mi dice il nostro assistente di studio che c'è stato un lutto nel mondo del calcio a livello nazionale. Boskov, ve lo ricordate, l'allenatore della Sampdoria, vinse uno scudetto con la Sampdoria, è deceduto e quindi insomma se ne va un altro pezzo della storia del calcio italiano, perché alla fine Boskov era un personaggio, era quello che diceva sempre, ve lo ricordate, se arbitro fischia rigore c'è, se arbitro non fischia rigore non c'è. Quindi lo vogliamo ricordare veramente così, con questa battuta lo ricordiamo con grandissimo, grandissimo affetto. Allora, Luciano Lubrano, la situazione degli allenatori molisani, tutto bene, dico? Niente, noi, beh, insomma, si fa per dire tutto bene, non tutto bene, ma comunque per quanto riguarda la nostra attività, il 5 maggio iniziamo, cioè ultimiamo i corsi di aggiornamento obbligatori relativi al 2013, e quindi diciamo che quasi 280 allenatori molisani si sono aggiornati, perché questo dice il regolamento, e ogni allenatore ogni anno paga il settore tecnico, paga un corso che costa 25 euro, paga per coloro che sono associati all'associazione allenatori 30 euro, per cui noi allenatori ci ritroviamo a dover pagare ogni anno diciamo quasi 100 euro, e poi ti dispiace quando vedi che le regole non sono molto, molto rispettate, insomma, quindi vedi ancora parecchi nominativi di gente che non ha i requisiti, anche se l'associazione, anche se il comitato sta ponendo riparo, inizierà a breve 22-23 persone che non sono in regola, con questo corso di 3-4 settimane avranno la possibilità di potersi mettere in regola, però ci sono anche personaggi che continuano, nonostante l'impegno della federazione, dell'associazione allenatori, continuano a non prendere parte a questi corsi, e quanto è così ti dispiace, insomma. Noi del resto non siamo noi il male del calcio, anzi molte volte ci addossiamo ruoli che non ci spettano, ma sappiamo benissimo la realtà della nostra terra qual è. Però le regole non le imponiamo noi, la famosa circolare numero 1 che tra qualche mese si riproporrà prevede che ogni squadra all'infuori della terza categoria abbia un allenatore titolato, e questo molte volte non succede. Cerchiamo di far valere le nostre ragioni in modo molto civile, e laddove ci sono invece le furbate le combattiamo e le denunciamo. Va bene, allora resto, poi, al di là di tutto l'associazione non è solo questo, ma è aggiornamento. Va bene, andiamo a vedere anche perché ci è arrivato il servizio di Recanatese Isernia, lo possiamo vedere. Per l'Isernia in retrocessione matematica, un verdetto che maturava da tempo, tuttavia i molisani hanno lottato sino all'ultimo secondo e gli applausi tributati dai coraggiosi supporters ospiti sono un riconoscimento platonico ma meritato. La gara è stata piacevole sin da subito, con uno stillicidio di occasioni dopo il gol in apertura e il secondo di Palmieri, che ha chiuso alla grande un triangolo con Galli anticipando lo svagato portiere Isernino. Panico si fa vedere con questo tiro ribattuto dall'ottimo Verdicchio, pronto anche sul successivo shoot di Riccardi. Committente poi libera in calcio d'angolo. Palmieri è davvero incontenibile, traversone per la testa di Narducci che non inquadra la porta. Sempre Palmieri evita Scalia, ma Cirillo salva nei pressi della linea bianca. Attorno al 25esimo Mauriello prima e Damizia poi provano senza fortuna un paio di conclusioni, prima del raddoppio recanatese. Tutto nasce da una punizione di Cianni. Patrizi raccoglie da destra un assist di Palmieri e mette in area, dove l'incornata di Narducci è chirurgica. Il dominio leopardiano è schiacciante. Galli di testa dopo un corner sfiora il gol.
stessa sorte subito dopo per l'attivo Riccardi. È il canto del cigno però dell'Isernia che nella ripresa con il morale sotto i tacchi cede di schianto. L'area canadese sfiora il tris prima con Galli, poi con un tappin di Sebastianelli deviato, poi ancora un paio di volte con Galli. Ed allora ci pensa Narducci su angolo di Ciani a battere Scalia. E nel recupero c'è gloria pure per Piraccini che concretizza un assist al bacio di Palmieri che chiedeva solo di essere insaccato. Peccato davvero che il campionato stia finendo, questa recanatese sembra davvero inarrestabile. Abbiamo visto questo servizio, abbiamo visto anche il servizio sulla recanatese che ha battuto 4-0 l'Isernia, ma l'Isernia non si allena ormai da tempo, veramente una situazione molto molto a rischio, molto molto scabrosa, e quindi insomma c'è poco da stare allegri. Auguriamoci soltanto che ci possa essere una ricostruzione almeno dal campionato d'eccellenza. Allora, io ringrazio certamente il nostro ospite a Termoli, Nicola Palmieri. Nicola, come vedi, ti abbiamo fatto parlare molto poco perché so che insomma non ami parlare molto. Dici soltanto se chiaramente puntate alla vittoria di questa manifestazione che si fa giovedì. Sicuramente è stato, diciamo, il nostro obiettivo primario insieme al campionato, quindi cercheremo di fare il bis campionato Coppa. Va bene, salutami tutti gli amici di San Martino in Pensilis. E io saluto anche Pino Somma, grazie Pino, e naturalmente seguiremo anche questo avvenimento durante la settimana. Sì, seguiremo questo avvenimento durante la settimana. Tra l'altro io volevo ricordare, perché ne parlavo dietro le quinte con Nicola Palmieri, il segretario factotum del Real San Martino, a San Martino c'è un allenatore importante che sta per ripartire alla grande dopo gli... che Santino Minisi, adesso risiede a San Martino, allena i ragazzi di questa società e presto ritornerà sicuramente alla ribalta anche nelle vesti di allenatore. Buona serata a tutti. No, Pino, prima di dirci buona serata, ti auguro buona serata, però fammi un piacere, siccome io voglio un gran bene a Santino Minisi, vedi di organizzare, fallo venire in trasmissione, magari già domenica prossima, perché Pino, te lo ricordi, no? Già fatto. Già fatto, perché lo aspettiamo, anzi lo invitiamo proprio ufficialmente da qui. Dalla... anche l'occasione per salutarlo, perché oltre ad essere un ottimo calciatore, era veramente un gran bravo ragazzo. Grande cuore aveva Santino Minisi. Oltre ad essere un grande calciatore, un professionista, aveva un grande cuore, proprio per questo ci è rimasto nel cuore, perché sai, non ti ricordi quelli che passano, che non ti lasciano niente, invece ti ricordi di qualcuno che ti lascia anche un fatto affettivo, sentimentale. I bravi ragazzi li abbiamo sempre continuati ad invitare nel tempo qui a Telemolise. Allora, saluto e ringrazio Luciano Lubrano con Rosanna Esposito. Rosanna, di che cosa ci parlerai ora? Sì, direttore, Luciano Lubrano resterà qui con me per la seconda parte, quindi lascerà il suo ruolo di opinionista per rivestire gli abiti di presidente dell'Associazione Allenatori, e quindi parleremo a 360 gradi del mondo degli allenatori, insomma faremo un resoconto su questa stagione. Va bene, a tra poco. Saluto e ringrazio naturalmente Pino Adamo. Pino, è stato un piacere averti qui. Grazie per l'invito. Quello che ho detto per Santino Minisi lo posso sottoscrivere anche per te, però insomma te ti vedo sempre. Ci vediamo abbastanza spesso. Ci vediamo abbastanza spesso. Santino Minisi lo vediamo, l'abbiamo visto un po' di meno nel corso di questi anni. Antonio Rosario, allora vogliamo ricordare questi appuntamenti che ci sono a partire dal... fra una settimana, perché fra una settimana è maggio. Sì, a maggio avremo le feste finali delle varie manifestazioni. Si finirà la prima parte anche del progetto che riguarda i disabili, un progetto molto importante dal punto di vista sociale dell'inserimento di questi ragazzi con il mondo dei normodotati, ma dopo il fiore all'occhiello sarà gli Educamp che riguardano i ragazzini della quarta e quinta elementare, prima e seconda media, quindi che saranno una settimana di gioie in cui questi ragazzi saranno coinvolti.
Quando partiranno? Appena finisce il la 15, scuola? Appena termina la scuola, il 15 di giugno partirà il primo turno per finire il 15 luglio. E quindi si gioca, si fa sport? Si fa tanti sport, dal nuoto, si fa il tennis, si fa pallavolo, si fa il rugby, si fa, insomma, chi, non si annoieranno. Chi è interessato, che deve fare? Deve mettersi in contatto, sì, con te? Sì, noi già stiamo facendo una grossa diffusione in maniera capillare, coinvolgendo le scuole che ci fanno il progetto dell'alfabetizzazione, ma tutte le scuole della nostra provincia che hanno le classi 4 e 5, prima e seconda media. Quindi l'informazione non mancherà. Quindi siamo più che sicuri che avremo quella adesione che ci aspettiamo. Va bene, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Allora Annalisa, è stato il solito piacere anche questa puntata, ultima puntata del mese di aprile. Ho visto passare un messaggio, dice: Annalisa, vuoi fare un viaggio con me? Se proprio devi scegliere una persona con cui farlo, scusa, fallo con me questo viaggio, almeno lo facciamo da padre a figlia. Insomma, allora andiamo vedendo qualche museo. Sì, poi più che altro, direttore, lei la domenica senza di me come fa? Quindi no, ragazzi, non mi posso spostare. E nemmeno ci potresti andare durante la settimana, perché stai sempre col pensiero della domenica. Sì, no? sì, in effetti, non me la godrei. Quindi ringraziamo per l'invito. Ci penserò per i festeggiamenti a Riccia, dai, questa cosa l'abbiamo... Per i festeggiamenti a Riccia, se ci invitate, sicuramente cercheremo di partecipare. Cercherò di far partecipare anche Annalisa, così saranno contenti tutti i miei amici di Riccia che mi dicono tutte le settimane, mi dicono: ma perché non ci porti qualche domenica Annalisa? Me lo dicono un po' in tutti i paesi del Molise, e devo dire, da quando ci vediamo anche nel Lazio e nell'Abruzzo, non soltanto dai paesi del Molise, però devo dire che Annalisa, fin quando avrà questo pensiero della domenica, sarà praticamente inavvicinabile. Sì. Va bene questo alibi? Il fatto che, direttore, si avvicina alla fine del campionato, quindi quest'alibi dura ancora per poco. Vabbè, però d'estate fai tu. Però che sì, ti devo dai. Dire. Niente, direttore, è stato un piacere anche per me, come sempre. Ringrazio i nostri ospiti qui nello studio, mi ha fatto molto piacere. Un saluto allo studio di Termoli con Pino Somma, che è andato già via. Rosanna, noi ci vediamo stasera per il cornetto con la Nutella. Bene. Direttore, se vuole venire anche lei. Io non posso, voi potete, che siete magri, ma io, tu e Rosanna siete magri, io purtroppo non posso, perché un cornetto con la Nutella mi piacerebbe tanto, ma francamente non lo evitiamo. Non me lo posso permettere. E niente, un grazie a tutti voi che come tutte le domeniche ci seguite, e vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre alla stessa ora, alle 18, con me il direttore Di Lallo e gli ospiti che ci saranno. Vi lasciamo nelle mani di Rosanna Esposito. Buona serata. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Silvano Ciccarella, lavorazione articoli rame, ottone, arte sacra, premiazioni, articoli promozionali. A Boiano, info silvanoc@tiscali.it. La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino, preventivi e consulenza tecnica gratuiti in fase progettuale, telefonando al numero 0874 46 11 81. Prefabbricati Tappino, zona industriale Toro, un'esperienza pluriennale al vostro servizio. Dall'antica sorgente molisana di Castelpizzuto, acqua Castellina, una ricarica di benessere. Castellina, l'acqua oligominerale che aiuta l'organismo a depurarsi in modo naturale e a restare in forma. Acqua Castellina, la regina delle acque. Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21, pronto intervento 338 49 79 054. Ferentinum Club, corsi di mini basket, scuola calcio, ginnastica ritmico-sportiva, mini volley, ginnastica per adulti e terza età, corsi di ballo, zumba, caraibici, palazzetto dello sport, nuova comunità Ferrazzano.
Pizzeria da Libero, a Busso, in via Manzoni. Pizzeria con forno a legna. Prenotazioni 0874 44 72 16. Scopri Galbacotto, il prosciutto cotto al vapore per 15 ore. La fetta golosa, dolce e naturale che piace a tutti. Galbacotto, il buonissimo al vapore di Galbani. Prova anche tutti gli altri salumi Galbani. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Bentornati a Domenica Sport. Come anticipato, in mia compagnia c'è Luciano Lubrano, presidente dell'Associazione Allenatori. E insomma, Luciano, facciamo un discorso un po' ad ampio raggio, diciamo così, sulla situazione innanzitutto degli allenatori molisani. Iniziamo da questo, poi con te si possono insomma toccare tutti gli argomenti, tutto qualsiasi cosa che riguarda il calcio. Però insomma, iniziamo dalla situazione degli allenatori. Com'è, insomma, qual è la situazione attuale? Ci sono sicuramente dei problemi, come hai anticipato prima nella prima parte anche con il direttore. Intanto grazie per la fiducia che mi dai. Beh, è così, Luciano, è un dato di fatto. Sono loquace, questo sì, però insomma non è che sono depositato della verità, quindi molte cose magari possono non essere condivise. Però insomma, a livello calcistico con te si possono affrontare qualsiasi problema, cioè qualsiasi discorso, da promozione, prima categoria, seconda, fino ad arrivare al campionato interregionale. Segui un po' tutte le categorie, quindi possiamo... diciamo che non sono un tecnico specifico, ma mi piace parlare a lungo raggio di una disciplina bellissima che praticamente è il secondo amore degli italiani, per cui insomma amo questo sport, ma anche in funzione sociale, soprattutto in funzione sociale, perché il nostro calcio è dilettantistico, per cui dovrebbe essere proiettato, specie nella nostra realtà, per una funzione che non sia prettamente agonistica, ma anche e soprattutto sociale, perché far crescere i nostri ragazzi con alcuni principi che sono tipici dello sport e del calcio in particolare, significa avere anche dare una possibilità ai nostri giovani di rispettare le regole. Cosa che certo, nella nostra perché società poi la regola dello sport si trasferisce tranquillamente nella regola della vita, nell'educazione, un'educazione dove purtroppo tutto è permesso. E quindi invece formare ragazzi con alcuni aspetti fondamentali del rispetto dell'avversario, di sapere accettare la sconfitta come la vittoria, di sapersi integrare in un gruppo e dare il proprio contributo per ricevere qualcosa, questo è un fascino tutto particolare che uno sport di gruppo come il calcio ti dà. Sotto questo punto di vista, sì, l'allenatore mi piace molto. In questo contesto, la figura dell'allenatore, certo, è molto importante. È fondamentale. E l'allenatore non è che una persona che deve avere, secondo me, delle attitudini, delle caratteristiche, deve avere anche una certa personalità, una certa sensibilità. Al di là di questo deve anche imparare, perché allenare una persona già formata è una cosa, allenare le future generazioni significa avere doppie responsabilità. Non capisco perché i genitori pagano fior di soldi per far imparare ai loro bambini suonare il piano da un professore che giustamente deve essere remunerato, non capisco perché poi dopo si affidano i propri bambini a gente che non ha attitudini, non ha i requisiti tecnici, non ha fatto corso, per cui erano corsi, per cui può far dei danni, insomma. Da questo punto di vista la nostra associazione, diciamo che tutela queste situazioni, questa attività degli allenatori dilettanti, per cui vengono indetti dei corsi di aggiornamento e noi ne facciamo 5 ore all'anno. Corsi di aggiornamento obbligatori che hanno il loro costo e vengono tecnici da Coverciano, quindi diciamo
è la culla del calcio, certo, diciamo, italiano, ma oltre. E quindi vengono ad impartire quelle che sono le nozioni, le ultime nozioni sulla metodologia. Ma facciamo un passo indietro, come inizia la vita d'allenatore, dell'allenatore? La vita dell'allenatore, intanto l'allenatore, insomma, l'allenatore è una persona... Il percorso che poi porta al conseguimento del patentino, insomma, sì, quanto tempo ci vuole, il corso iniziale, poi devi comunque avere, diciamo, un trascorso calcistico, perché ti permette di accumulare punteggi, e questi punteggi fanno in modo che tu puoi avere priorità rispetto agli altri, il tuo titolo di studio, altre cose che ti possono aiutare, tipo quella di fare un corso con i FIGC, tipo quello che stavamo parlando prima, cioè allenatori che in questo momento non hanno i requisiti e stanno allenando in determinate categorie, facendo un corso che ripara, e ti dà la possibilità di conseguire 6 punti che ti danno poi la possibilità di concorrere per il conseguimento del diploma di UEFA B, cioè che ti dà la possibilità di allenare tutto l'arco dilettantistico sino alla Serie D. Quindi, insomma, e ogni anno c'è da fare dei corsi di aggiornamento che noi stiamo regolarmente facendo. Come dicevo prima, abbiamo lavorato con 4 corsi e l'ultimo lo faremo a maggio, 4-5 maggio, dove sono stati aggiornati quasi 300 allenatori, 280, qualcosa del genere. E quindi significa per un allenatore non solo mettersi in regola, perché è l'ultima cosa, ma aggiornarsi, cioè sapere, il suo sapere viene aumentato, perché certo, le metodologie cambiano in continuazione, per cui stare al passo con i tempi in un mondo globalizzato significa stare sul mercato, perché puoi permettertelo. Quando poi invece giri la pagina e trovi che su quella squadra, di quella categoria, c'è gente che non ha i requisiti, ci rimani male, anche perché si dovrebbe in tal senso, si dovrebbe controllare. In questo la federazione dovrebbe avere un occhio di riguardo, ma proprio nel saper far rispettare le regole che la stessa federazione, diciamo, impone. Per cui non... Quindi tu hai, insomma, questo ruolo un po' di controllore, essendo il presidente. No, non è una cosa che io detesto. Però è una... Quindi cosa laddove ravvedi un'irregolarità, fai la tua segnalazione. Segnalazione, ma prima di tutto facciamo la telefonata all'interessato, alle società. Cerchiamo di evitare che si vada alla denuncia vera e propria. Quando c'è, quando ci stanno quando c'è la volontà in entrambe le parti. Non la volontà, quando qualcuno mette per iscritto determinate cose, perché tu non sei tenuto a saperle. Se io vedo il giornale, vedo una cosa, mi può dispiacere, non prendo provvedimenti, allora sono complice. Devo quantomeno denunciare qualcosa che non va. Se poi mi si risponde nel modo sbagliato, io devo agire, ma mi sembra una cosa giustissima, per tutelare gli interessi di chi paga regolarmente, di chi si aggiorna, di chi vuole avere l'opportunità di confrontarsi e di far vedere se sono bravo o meno ad allenare un bambino, ad allenare una persona grande. Quando poi invece vieni messo da parte e nessuno prende le tue difese, non mi sembra una cosa giusta. Nel frattempo però ci sono anche situazioni, come si è verificato quest'anno a Isernia, dove l'allenatore attuale dell'Isernia, Califano, Michele Califano, ha avuto questa bella opportunità che noi molti allenatori della provincia di Isernia non abbiamo mai avuto, quella di allenare una squadra in Serie D. Beh, certo, perché poi a Isernia, bisogna dirlo, c'è un po' questa no, ma concezione scelte, di... No, ma le scelte, per l'amore di Dio, le scelte si possono fare, perché... No, ma questo, insomma, è un dato di fatto. Certo, sì, ma in un mercato libero ognuno può fare quello che ovviamente vuole, ma rispettando le regole. E invece il buon Michele Califano le regole non ha rispettate, perché lui ha iniziato il campionato in Campania allenando una squadra di promozione. Non mi sono tesserato. La Paganese, io, se non mi sbaglio. La Propaganese, ma noi abbiamo visto che in molti articoli dove il virgolettato sono sue parole, non è stato mai smentito. Per cui è una prova. E questo ovviamente, insomma, non depone bene né per la persona né per la società che fa questa scelta. Il problema era quindi il doppio ingaggio nella stessa stagione, sì, giusto? Sì, non si può fare questo. Quindi la prima cosa che si fa è quella da persona corretta. Penso che così si fa.
non siamo tenuti a farlo, quella di parlare con l'interessato, e francamente io ho detto, guarda, tu hai avuto un'occasione unica, sarai squalificato, non lo so, però sappi che noi l'anello al naso non lo abbiamo, per cui tu giocati le tue carte, noi dobbiamo andare avanti così. Perché? Perché eravamo venuti a conoscenza grazie a tutta una serie di segnalazioni, e noi non abbiamo fatto male a nessuno, abbiamo soltanto voluto che si rispettassero le regole. Certo. Quindi probabilmente io ho fatto quello che dovevo fare, probabilmente Michele avrà qualche mese di squalifica, e beh, è il minimo che ti puoi aspettare, però ti sei giocata una carta. Mi dispiace come è andata a finire la situazione, ma sicuramente lui ha fatto tantissimo per evitare una fine così ad una squadra che ha un passato, e quando questa squadra l'hanno avuto in mano gente che in ultimo anche il tifoso più accanito se ne è dimenticato chi era, quasi dimentica la storia in questa città. Io sapevo, ho sempre saputo chi ha condotto questa società 10-20 anni prima di me, cioè prima di quando giocavo io. Quindi c'era il buon Sarto di allora, che era anche segretario, c'era il macellaio, c'erano persone che... poi c'è stato il medico, poi dopo sono venuti personaggi come Pontarelli, che hanno dato tantissimo e ricevuto poco, anzi dimenticati addirittura, quando adesso si dovrebbe parlare di persone di questo genere, che hanno dato tantissimo, ma soprattutto hanno dato dignità ad una tifoseria come quella di Sernia. Adesso, ma secondo te questo allontanamento da parte di tutta la città, la squadra di Sernia è stata abbandonata a se stessa, secondo te da cosa dipende? Ma c'è tutto da cambiare. Intanto non si vive di ricordi. Io mi auguro che il Campobasso non vada in Serie D senza ricordarsi che è stata in Serie B, ma vada in Serie D cercando di fare quello che è bene fare, quello che si può permettere di fare. Io affondando mi auguro, stagione con per solidarietà, stagione, sì, ma domenica dopo domenica. Sì, cercando di centellinare le spese. E questo penso che farà, perché questa dirigenza, questa è la sensazione che ho avuto io. I Sernia, vedendo le formazioni, in pratica ragazzi di Sernia non ce ne stanno. Esatto, ed è proprio questo. E ci sono quattro scuole calcio qui a Sernia. Mi è stato detto, ci sono dei vecchi tifosi, che non ragazzi della mia età, che non vanno più allo stadio. E io gli ho chiesto, ma come mai non vieni più a vederti le partite di Sernia? E la risposta è stata proprio questo: ma non c'è nessuno di Sernia che gioca, cosa vengo a fare? In pratica, e questo è un problema di programmazione, pratica, è un problema di... Sì, ci sono le scuole calcio, ma... Ci sono quattro scuole calcio fino a poco poi, tempo fa. Poi in prima squadra... Cioè, dare il contentino di 5 minuti a un ragazzo, esatto, già va bene, ma in un contesto come questo, dove la squadra è retrocessa, ma io penso che la Juniores comunque con molta dignità ha condotto un campionato bellissimo, con ragazzi magari che erano anche allievi, quindi hanno fatto fare esperienze. Io avrei messo da molto, ma molto tempo prima quei ragazzi in campo, mi sarei ritrovato una squadra in eccellenza, perché la retrocessione non è un'onta, assolutamente, no, la retrocessione infatti è la risultante di quello che tu ti puoi permettere di fare, però avere una squadra, seminare già da oggi per domani, significava aver fatto fare 15, 18, 16 partite a 10-11 ragazzi del posto, significava abbattere i costi l'anno prossimo in eccellenza, ma soprattutto avere un'ossatura che è del posto, quindi la puoi migliorare con poche cose e magari stare lì a combatterti la tua possibilità di risalire, altrimenti non fa niente, stai lì e fai il tuo campionato con i ragazzi della scuola calcio. Ma questo significa avere tutti quanti un senso comune che accumuli tutte le scuole calcio e che tolga di mezzo gli screzi e le beghe da niente, e quindi ritrovarsi magari tutti quanti su un tavolo per aiutare la prima squadra e poi fare guerra per altre cose, se ci sta da farla questa guerra. Ma certo, tu come lo vedi, visto che insomma stiamo parlando dell'Isernia, come lo vedi il futuro dell'Isernia? Ormai la retrocessione in eccellenza è un dato di fatto, secondo te riuscirà ad iscriversi nella prossima stagione? A me non fa paura la retrocessione. A me fa no, paura. Anche perché insomma, per come è andato questo campionato, fin dall'inizio è stato buio. Se quindi non sbaglio, ha avuto una partita persa perché non ha pagato
aveva delle pendenze economiche che non ha, penso, non lo no, so. Una partita persa a tavolino perché non si è presentata in campo. Perché? Perché e adesso aveva, ci sono stati due punti di penalizzazione per le vertenze. Perciò, allora, queste cose che ti fanno paura e non ti fanno vedere un futuro migliore per questa squadra. Si sente dire in giro che ci saranno delle fusioni, delle cose. Isernia, ma perché deve ricorrere ogni volta con sistematicità a escamotage che esatto. non danno il giusto riconoscimento a una città che ha una storia dove sempre in altri campi, non soltanto quelli sportivi, la dignità l'ha venduta agli altri. Quindi aveva dignità da vendere, quindi addirittura i romani, addirittura Garibaldi, quando è passato da queste parti, ha dovuto lottare, magari ha trovato certo. Gente tenace, gente forte che non si è mai arresa. Adesso questa nel campo sportivo, nel campo calcistico in particolare, è una terra di conquista, di gente, ti ricordi all'inizio di campionato chi è venuto qui? Non era un Isernino. Assolutamente. Quando ci sono personaggi che hanno militato in campi internazionali, potrebbero dare tanto. Altre persone sono stati dei bravissimi calciatori, dei buoni allenatori e potrebbero dare tutti un buon contributo. Ci sono delle persone insomma, che Luciano, hanno... qui c'è questa regola non scritta che nessuno è profeta in patria e insomma è così, sì. Ma possiamo dirlo che in fondo il Molise è così. Ci siamo allontanati un po' da quello che era il nostro argomento, sì, il mondo. Isernia e Isernia anche per me. Ovviamente, poi dai Isernini insomma abbiamo un po' approfondito la questione dell'Isernia. Adesso il tempo a nostra disposizione è finito, voglio chiudere con ricordare questo corso di aggiornamento molto velocemente, sì, ti sì, prego di farlo che ci sarà il 5 sì, maggio. Sì, sì, questo conclude l'attività del 2013, dal giugno si inizierà quella del 2014, il secondo modulo che è quello del 2014, quindi gli allenatori che hanno già fatto questo corso saranno contattati in via informatica e quindi dovranno dare, come l'anno scorso, le proprie adesioni, dovranno stare in regola con i pagamenti, faranno il loro corso augurandoci che l'anno prossimo sui giornali ci siano allenatori veri. con tutti i requisiti del caso. Bene, grazie Luciano, grazie ti ringrazio per il tuo intervento, sei sempre molto gentile con noi, con la nostra redazione. Io ringrazio tutti voi per averci ascoltato, per essere stati qui in nostra compagnia, vi do appuntamento a domenica prossima con Domenica Sport per l'ultima partita di campionato. Buona serata a tutti.